Schifoso. Sì, sì, sì. Fetente. Sì. Cretino. Sì. Perché sei pure cretino. Traditore. No, no. Sì. No, 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 no. Allora sei fesso. Avanti, scegli. Ma non puoi scegliere. Perché siccome sei traditore e fesso, ti imbrogli e non sai scegliere, perché come traditore ti dispiace di essere fesso. E come fesso non capisci che sei pure traditore. Io ti voglio bene a te, ti voglio bene. Sei bello, sei stato dal barbiere, è vero, ti sei fatto mettere a nuovo. E già, e nella speranza di essere fotografato e di vedere domani mattina sui giornali la tua bella faccia di coglione, non hai perduto tempo. Che cosa hai detto a Don Antonio l'assessore? Va. Niente, niente. Vieni qua, vieni. Cioè, no, no. Vieni qua, ti ho detto. Cioè, no, no. Non fai, non... Vieni qua, cammino. Non me lo far ripetere, vieni qua. Qua, qua, qua. In ginocchio. In ginocchio. Bro, alza la testa. Alza la testa, guarda negli occhi. Per la gioia di essere venuto al mondo una prima volta devi ringraziare il Padre Eterno. Ma devi ringraziare me se ci sei tornato una seconda volta. Hai potuto nuovamente parlare, respirare, camminare per le strade. Se il Padre Eterno ti toglie la vita dopo di avertela data e io te la ridò un'altra volta, chi è che compete con il Padre Eterno? Tu solo. Baciami i piedi. Baci i piedi. Sì, 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 qua, qua, qua. No, sì. Molto bene. Tutte e due, pure l'altro. Sì, sì, bravo. Su, 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 alzati, su. E adesso parla. Parla. Voglio sapere tutto. Hai parlato assai. Tu ti sei impressionato, Geronimo. Rispondi alla mia domanda. Hai parlato assai? Poco. C'era Don Antonio l'assessore, e chi ancora? E basta. Basta, Don Antonio mi ha fermato, e io e lui solamente abbiamo parlato. Mi ha fermato all'altezza della latteria di Maria Grazia. Potevano essere le 6:15, e io mi arritiravo, no? E lui allora scendeva dal palazzo del comune. E sul comune ha saputo che la pubblica sicurezza, che come al solito saranno un brigadiere e due guardie, e veniva ancora per fare accertamento e indagine. Allora mi sono toccato, ha detto, ma come? Si mette ancora in dubbio la potenza di Geronte Sebenzi, ancora accertamento. E sa, ancora i giornalisti. Aspetta, ma perché con il brigadiere viene pure qualche giornalista? E che te ne importa a te? Tu te li fumi. Tu ti fumi, da 3 anni a questa parte ne sono venuto tante, e te fumo pure a quella che viene stasera. Ma perché ti fa impressione un giornalista, dico? Ma che domanda da 3 centesimi? Ma come io competo con il Padre Eterno, poi mi fa impressione un giornalista. Questo dico, questo. Naturalmente poi siamo venuti a parlare del fatto mio. Dice, ma tu forse avevi svenuta, avevo perduto le senze. E tu?
E allora io, io... E tu hai detto che sentivi il rumore delle automobili, dei camion, della gente che parlava, che piangeva intorno al tuo letto. Che capivo tutto. Capivi tutto? Come potevi capire tutto se quando sono arrivato io vicino al tuo letto eri morto? Ero morto, ma io sentivo tutto. Ma che è morto sentire? Sono cose pazze. Sono voci e rumori che hai sentito nella prima vita, che nell'altra vita hai continuato a sentire, di credere di aver sentito in quel momento. Pezzo d'animale, credino! Bestio! Sei un bestio! Se tu vai dicendo che sentivi il rumore dei camion, delle automobili, ma è naturale, se capisci? Che viene il brigadiere per fare accertamenti, la stampa, i giornalisti per fare pettegolezze, per farmi perdere la pace, sottoterra! Hai capito? Sottoterra, sì. Sottoterra staresti. Sì. Pieni vermi, a marcire! Sì, arrivavo mezz'ora più tardi vicino al tuo letto di morte. Sì, sì. L'apologia. Vai. Chi è? Mi sono stanno attaccando! Che buon fa, amore? Che buon fa? Falle entrare. Vai. Entra! La strada la conoscete, il cancello è aperto! Chi c'è sta? Binacca, vieni qua! Dopo cinque persone ci sto qui. Cinque persone? No, cinque. Ma come sono cinque così? Come? O brigadiere, o giornalisti, due guardie e chi ancora? Il fotografo. Il fotografo. Va. Apri la porta, corri. Aspetta, ma che siamo come tuo fratello e che ci siamo cresciuti insieme. Questo lo posso dire. Tu devi dire la verità. E la verità vera è che il rumore dei camion, la gente che piangeva, ne sentevo. Questa è una verità tua che non interessa a nessuno. La verità scientifica che tutti sanno e che tu non puoi capire perché sei un imbecille non ha bisogno di essere avvalorata da te. Vai, esci, alla porta, vai, esci! Favorite! Favorite, entrata libera. Mi dispiace, era fastidio. Ma che fastidio, brigadiere, c'ero dove stai aspettando. Grazie. Buonasera. Salute e buona serata a voi. Mi dovete scusare, ma voi oramai siete abituati. Si tratta di una formalità. Un'altra formalità? Va bene. Ci sta pure un giornalista che è venuto espressamente da Roma. Da Roma addirittura, col fotografo. I due agenti che ho portato con me li lascio fuori perché tanto non è il caso. Isidoro, fai entrare la stampa. Subito, accomodate. Gentile, grazie. L'agente, caro Sebesti, si sveglia la mattina e invece di mettere sul fuoco la caldaia di fagioli per la famiglia si interessa dei fatti degli altri, bombardando di lettere il comune. E finché si tratta di lettere anonime, transeatte, e nella passata un po' di tempo si stracciano e ti saluto. Ma quando sono firmati, quando si tratta di persone intese, che fai? Ma questa volta chi li ha firmati? Si può dire il peccato, ma non si può dire il peccatore. È giusto. Perquisite. Ma voi sapete in partenza che siccome sono un ignorante che poco sa leggere e poco sa scrivere, non troverete né un libro né una carta scritta. Ricordi che sono stato rovinato dai giornalisti, a me la stampa mi ha inguaiato. E come avete detto bene, oramai ci ho fatto l'abitudine. Fate la perquisizione e benvenuto in casa mia. Ma che perquisizione devo fare? Ma se io questa casa la conosco palmo per palmo, le dichiarazioni che stanno in quell'archivio le ho passate e ripassate più di 10 volte, ma che accertamenti devo fare? Sono venuto a farvi una visita, a domandarvi come state in salute, mi trattengo una 20 minuti e me ne vado. Grazie mille, grazie tanto. Isidoro, porta 2 bottiglie di vino, quello imbottigliato l'anno scorso. Sediamo, la serata è fresca, facciamo 4 chiacchiere. Eccoci. Lei non deve amare molto i giornalisti. Io? Egregio. Mi chiamo Giovanni Cicchignola. Ah, e quale giornale? Invio corrispondenze all'estero a riviste letterarie e collaboro a diversi giornali qui in Italia. Ah, bene.
Egregio signore, io posso garantirvi che nella mia vita non... Per carità, non ho mai odiato nessuno. Perché... Ah, Geronte Sebezzi, non perché è presente, ma è una pasta di piene, stimato, apprezzato e voluto bene. E secondo me è proprio per questo che la cattiva gente sente invidia di lui e manda lettera anonima al comune. È un uomo che ha passato di tutti i colori e la gente lo sa. La mia vita non è un mistero. Chirpina! Bravo, Isidoro, metti qua sul tavolino, qua. Ah. Questo è un vinetto leggero che facciamo fra di noi, Isidoro e due abbracciati. È 11 gradi, ma insomma un vinetto frizzantino, buono. Dai al dottore. Dottore. Grazie, molto gentile. Il brigadiere. Signor brigadiere. Grazie, grazie. Il brigadiere. Penso poco d'oro. Come? Questo per me e questo per Isidoro. Ora me. Certo, resta con noi, siete, no. Devo caricare. Voi permettete di famiglia. Capisce. Certo. A salute. 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 Complimenti. È squisito. Ehi. Non c'è male. Non c'è male. Se permette, signor Geronta, ora le vorrei rivolgere qualche domanda. Perché no? Rivolgete domande. Suo padre è vivo? Mio padre no, mio padre morì diversi anni fa. E di che cosa si occupava suo padre? Beh, mio padre, appena diciottenne, già proprietario di un vasto appezzamento di terreno che da Mondragone taglia il suo confine dopo il fiume Sebete verso Napoli, ereditò da un ramo cadetto il feudo dei duchi di Ronciglione nel Viterbese, dove al centro della proprietà ci sta un castello del XIII secolo. Caspita, e lei non ha mai voluto valersi di questo titolo così importante? Il titolo è toccato al maggiore dei miei fratelli. Quanto all'importanza del castello, non vi ho detto che fu costruito nel XIII secolo. Vedete, questo segnalone dorato, con questo mantello di velluto rosso gettato sopra, questo è tutto quello che rimane del castello e dell'importanza del titolo. Su questo trono prendevano posto i miei avi quando, per trattare il prezzo del grano, ammettevano alla loro presenza i contadini che avevano lavorato la terra. E mio padre faceva la stessa cosa, ecco, per tradizione si faceva mettere il mantello e prendeva posto sul trono e faceva entrare i contadini. L'annata è stata favorevole, il raccolto abbondante, è andata bene per voi, figli miei, ma molto male per me. Pagate le tasse, le spese di conduzione, il vostro padrone si deve stringere la cinghia per mantenere il decoro della famiglia. Datemi una mano a spingere il carretto, mi rimetto al vostro buon cuore. I contadini, in uno slancio di commozione, riconoscevano a mio padre un prezzo più equo nei confronti del realizzo. E se l'annata andava male? Beh, la cinta se la stringeva pure mio padre. Ho capito. Una trattativa diretta, quindi, basata esclusivamente sulla comprensione reciproca. Bravo, molto bene. E proprio quando venne a mancare questa comprensione reciproca, che mio padre ne ebbe tale un dispiacere che poi ne morì. Aveva sopportato tutto. L'avvento del fascismo, quello dei sindacati, l'esproprio di gran parte delle sue proprietà, ma la sfiducia no. Da poco fa ha detto, se non sbaglio, che sa leggere e scrivere poco. Come mai, con la posizione sociale di suo padre? Io a scuola ho ripetuto la terza elementare 3 volte. Quando la maestra mi diceva, tu sei svogliato, io dicevo che non mi importava niente di studiare, perché papà era ricco. Quando morì mio padre, siccome io ero generoso, prodigo, io davo a tutti quelli che venivano a chiedere. Un cuore d'oro. I miei fratelli, 3 femmine e 2 maschi, si riunirono, presero l'accordo e mi fecero interdire. E quella fu la più grande infamità. Zitto, per favore, Isidoro, io ti prego. Ti voglio bene, ma tu non devi parlare male dei miei fratelli. Avevano ragione, fecero benissimo. Mi fidavo troppo degli amici che venivano a proporre affari sballati, investimenti a perdita sicura. Che va fa? Fecero benissimo. E se non fosse stato per l'interdizione, a quest'ora mi sarei trovato nemmeno questa proprietà, che se non mi fa vivere largamente, insomma, il necessario non me lo fa mancare. Bene. E
Non ha moglie? Questo è un altro tasto doloroso. Ti ho detto, state zitto, non rispondere in mezzo. Un tasto doloroso. Contro la volontà dei miei fratelli sposai un'orfanella. Sì, sì, lavorava in una tintoria. Domandate a Isidoro, vedete, domandate al brigadiere come viveva in questa casa. Una regina. Spendeva e spandeva come una gran signora. Dopo un mese di matrimonio la trovai a letto con un mio nipote, il figlio del mio primo fratello. E quella fu una vostra debolezza, perché proprio allora la dovevate mettere alla porta. Vabbè, ma io pensai, sono giovani tutti e due, la tentazione è tentazione, significa, vuol dire che se è una cosa seria se ne andranno per conto loro, senza che io li avvilisca mettendoli alla porta. Infatti doveva essere veramente una cosa seria. Eh sì, perché dopo due mesi mi svaligiarono la cassaforte, mi lasciarono senza una lira e se ne scapparono. Chi dice che stanno in America, chi dice che stanno in Norvegia, che stanno... Su 10 anni non ho avuto più notizie. No, è un santo, è un santo, lo potete scrivere su tutti i giornali, è un santo. Se lo sono messo sotto i piedi, lo hanno schiacciato come si schiaccia un mezzo limone. No, brigadiere, non esageriamo, un piatto di minestra e un bicchiere di vino non mi è mai mancato. Quest'uomo qua, orite, 3 anni fa, quando è successo il fatto di Isidoro, se avesse preso la palla al balzo, a quest'ora sarebbe miliardario con tutta la gente che viene in pellegrinaggio per buttarsi ai suoi piedi e che pagherebbe tesori per uno di quei contratti che stanno là dentro. Ah già, posso avere una copia di questi contratti? Certo, ci sono le copie stampate. Isidoro, piglia una copia del contratto e pure una copia della dichiarazione dattiloscritta che mi faccio firmare da quelli che vengono qua per essere risuscitati da me. Però ve l'avverte, tanto il contratto quanto la dichiarazione, quelle sono state stampate tante volte. Ah, ma non importa, a me interessano lo stesso. Ah, beh, grazie. Ecco voi. E lui e quell'Isidoro. Che deve ringraziare a Sebezio se si può ancora godere la vita. Siamo come due fratelli. Per un tifo maligno che lui ebbe da ragazzino, poteva tenere 10-11 anni, il padre, buonanimo, fece il voto alla Madonna che se Geronte non moriva, si fosse preso un trovatello. Geronte, stiete bene, e fra 450 disgraziati che stavano al Fondonofri di Pompei, la fortuna volette baciare in fronte a Isidoro Esposito che tenete davanti. E di tutta la famiglia solo lui. Mi ha continuato a volere bene, mi ha sfamato, mi ha curato, mi ha vestito e mi ha rimesso sulla faccia della terra. Calma. Quando morirono mio padre e mia madre, i miei fratelli mandarono Isidoro in una loro proprietà per sorvegliare i braccianti, per guardare i loro interessi. E io non potevo resistere. Ogni tanto pigliavo carrozzini, scappavo da lui a Sant'Agata. Dove accadde il fatto? 3 anni fa? Precisamente. Volete sapere, stavo qua di pomeriggio, mi vennero a chiamare. Signor Geronta, signor Geronta, è morto Isidoro. Figuratevi, ma come, l'ho visto l'altro giorno. Prendo carrozzini, scappo come una saetta a Sant'Agata, sapete? Sant'Agata è un posto di villeggiatura importante, la piazza piena, la gente, già si era sparsa la voce. La casa piena di gente, fiori, le candele intorno al letto, e lui stecchito così. Il medico aveva già fatto il certificato di morte. Capì? Il bene che gli avevo voluto. Ci eravamo cresciuti insieme, vederlo là con i fiori intorno, le candele. Ma io mi misi a gridare come una belva ferita. Che fai? Qua ci sta tuo fratello Geronte, tu non sei morto, apri gli occhi, alzati. Isidoro aprì gli occhi e cominciò a parlare, non vi dico. Sant'Agata sotto sopra, i giornali cominciarono a parlare di miracolo e allora, ecco spiegato i pettegolezzi che diceva il brigadiere, le inchieste, la perdita della tranquillità, l'invidia, la cattiveria. Ma scusi, signor Sebezio, dopo l'avvenimento così clamoroso di Sant'Agata, che penso sorprese anche lei, si verificarono altri casi simili? Oppure il suo potere, diciamo, miracoloso, non ebbe più seguito? Un momento, io non ho mai creduto di possedere un potere miracoloso, per carità. Penso di avere certe possibilità e secondo me le possono avere pure gli altri. E di questo ne possiamo parlare se vi fa piacere.
Ma voi volete sapere se si sono verificati altri casi come quelli di Sant'Agata? E io vi dico di sì. Si sono verificati. Ho fatto resuscitare diverse persone e ve ne posso dare le prove. Isidoro. Pronta. Questo lo feci resuscitare 2 anni fa. Leggete, c'è la dedica con la firma. Leggete, leggete. Mi hai ridata la vita. Grazie Geronta. Giuseppe Savarese. Bravo, sì. Vai avanti, vai avanti. Si può fare il magista, vai avanti. Okay. Tu, Geronta Sebezio, mi hai fatto resuscitare. Bravo. Peppino Santarella. Sì, Santarello Umanatiro. Vai avanti. Okay. Oh. Hai vinto la morte, la mia morte, oh meraviglioso Geronta, firmato Silvestri. Silvestri, sì signore. Questa qua poi è una signora che io feci resuscitare 2 anni fa. Sì, sì, è una maestra elementare. Leggete che scrive, di suo pugno, firmato. Viva la morte se si può resuscitare. Abbasso la vita se non si ha la fortuna di incontrare Geronta Sebezio. Firmato Tina Calò. Bene, bene. Ma scusi, signor Sebezio, io devo fare la parte del diavolo. Ma questi signori, chi li conosce? Questa gente, ma perché non si fa viva? Ma perché non grida ai 4 venti il meraviglioso dono che ha avuto la fortuna di ricevere da lei? Le volete pubblicare? Non ho nessuna difficoltà, perché queste persone esistono e non mi possono smentire. 2 o 3 di queste persone che avete visto qua fotografate le ho conosciute pure io, e lo hanno detto a me che lui l'ha fatta resuscitare. Ha subito un'inchiesta, le autorità se ne sono interessate. Ma ve ne venite voi, Geronta Sebezzi non ne fa una speculazione, ve l'ho detto. Ma leggete il contratto stampato, la dichiarazione che mi faccio firmare da quelli che vengono qua spontaneamente per farsi resuscitare. Signor Geronta, tutto quello che mi ha detto mi ha interessato moltissimo, ma mi permetta di dirle che mi lascia abbastanza sorpreso e in dubbio. Ma stiamo scherzando. Da una parte lei dice che miracoli non ne fa, dall'altra sostiene che ha il potere di risuscitare i morti. Ma allora con che cosa le risuscita questi morti? Con la bacchetta magica? Con l'amore, con la bontà, con la pietà per il prossimo spinta fino alla rinuncia di ogni proprio diritto e dare, 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 spogliarsi di tutto, senza preoccuparsi che da un momento all'altro la miseria può battere alla tua porta. Amare tutti, tutti, amici e nemici, senza distinzione. E dare, 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 dare. Se mi chiedono il sangue, io mi spacco il cuore e dico serviti. Bravo. È un santo, ve l'ho detto. Leggete i contratti, vi convincerete. Leggete, leggete. E leggiamo. Contratto morale. Articolo primo. Il signor puntini 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 si obbliga incondizionatamente a ad amare profondamente e sinceramente la propria famiglia. E beh, questo è giusto. Andate avanti, andate avanti. B. Di non avere più rapporti né materiali né sentimentali con altre donne all'infuori della propria moglie, con tutti i buoni propositi e la pia speranza di risuscitare. Vediamo appresso. C. Di accogliere i parenti in casa propria con affetto e simpatia, anche se essi non furono nel passato da lui ritenuti meritevoli di attenzioni per torti, abusi ed estorsioni da essi ricevuti. Questa terza clausola è più dura della precedente. Ma è necessaria. Di compilare il testamento con giustizia, vuoi verso la propria moglie, vuoi verso i figli, senza dimenticare chi lo ha servito e qualche bisognoso che per il passato egli ha fatto finta di non vedere. E di riservare l'intera parte disponibile del proprio asse ereditario a quella persona, sia cognato, genero, e sia pur esso un parente parassita, che egli ha sopportato e persino odiato durante la vita,
Una copia di tale atto dovrà essere consegnata in busta chiusa ai familiari, con l'incarico e l'esortazione di aprirla immediatamente dopo il decesso. Dentro la stessa busta contenente il testamento dovrà essere inserito un biglietto con l'avvertenza che si dovrà telefonare d'urgenza all'amico carissimo G.S. Geronta Sebezio, al numero 781617. Articolo secondo. Se si saranno verificate scrupolosamente tutte le condizioni di cui al precedente articolo, il signor Geronta Sebezio si impegna, purché chiamato entro il limite massimo di 5 ore dal decesso, a risuscitare il signor puntini puntini puntini. Articolo terzo. Nessun compenso di qualsiasi genere e natura spetterà al signor Geronta Sebezio per la prestazione di cui al precedente articolo secondo, essendo essa totalmente gratuita. Egli si riterrà ampiamente ed interamente soddisfatto dopo aver ricevuto dal risuscitato una foto ricordo con dedica di riconoscenza. La data e la firma. È perfetto. E scusi, a richiesta, chiunque può avere questo contratto morale con lei? Non tutti. Sono io che scelgo le persone degne. Debbono avere dei requisiti speciali? Devono prima di tutto godere di ottima salute. Io posso, non so, riattivare un cuore che si ferma per ragioni imprecisate, ma un'emorragia cerebrale, una morte violenta, un tumore maligno, che faccio? Non posso fare veramente i miracoli. Eppure la categoria a cui appartiene la persona ha un peso determinante. La categoria? Eh sì, amo il popolo. Gli operai, gli artigiani, i braccianti, la purezza d'animo di queste persone agevola la pratica che vado a svolgere. Ho capito. Io, per esempio, non potrei mai sperare di ottenere un contratto con lei. No. Le persone colte sono già privilegiate in questo mondo. Quale interesse possono avere di ritornarvi per apprendere di nuovo tutto quello che già sanno? Vabbè, io lo firmerei lo stesso. Non si sa mai. Mi manca la fede. Isino! Napoleo! Domanda al signorino Silvovornice! Ci sta Napoleo. Ci sta Napoleo. Io ho questi signori qua, che faccio? Per conto mio me ne vado, perché già vi ho importunato abbastanza. Me ne vado anche io, signor Geronta, ma prima, se permette, le vorrei scattare qualche fotografia. Ma siete il padrone. Fai salire Napoleo, no? Napoleo, sai! Una la vorrei scattare seduto allo scrittoio. Sì. Ah, ecco qua, sì, ecco così. Sì. Bene, uno all'archivio. Ah, all'archivio, sì. Vicino all'archivio. Magari con qualche carta, qualche cosa, no? Certo, come vuole. Mentre rilegge un contratto, non so. Benissimo. Ha difficoltà a farmene scattare una accanto all'ingrandimento dei resuscitati? Ma niente affatto, anzi io ne posseggo delle copie in formato ridotto. Se volete me ne do quanto me ne fa. A me basta questa. Mi autorizza però a pubblicare la dedica con il nome e cognome della persona? Ma ve l'ho detto, ve ne potete servire come vi piace. Se me lo consente, signor Geronta, ne vorrei scattare una sul trono e con il mantello sulle spalle. Oh, mi dispiace, farei torto a tanti colleghi vostri che mi hanno chiesto la stessa cosa, mi sono sempre rifiutato. E perché? Una fotografia del genere deluderebbe quelli che hanno fede in me. Non mi piace confondere la mia missione con la buffonata del trono. Questo sediolone dice qualche cosa soltanto a me perché è il ricordo di famiglia. Buonasera, signor Geronta, e grazie per l'accoglienza. No, mi avete onorato. L'accertamento è finito, buonasera. Grazie, brigadier, accompagni il signore, accompagni. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Andate a riposare, andate. Scatta. Andate. Ehi, c'è cata! Ma quante volte su cosa lo stavo? Sentite, voi all'improvviso non dovete scattare questa cosa del mondo. Che aria profumata! Che bella serata. Ehi. Ah,
porco io. Buonasera. Pure a te. Mi sono sentito male un'altra volta. Mi dispiace. Solamente. Se c'è qualche altra cosa che posso fare per te. Io alla notte non dormo. E voi sapete perché non dormo. Ti sei fissato. E diciamo pure che mi sono fissato. Ma allora che già fa? Devo andare al manicomio senza speranza. Tutte le sere vado in parrocchia. La messa ogni domenica. Confessione, comunione ogni 15 giorni. Ci sta una povera disgraziata che cerca l'elemosina davanti alla chiesa. Povera donna, non ci vede, è ciecata. Io prima di entrare mi accosto e ci metto 100 lire in mano. E prima volta dovevo dire... Sono Napoleone Bott, questo sono 100 lire. Ma non devo dire niente più. Quello fa così con la mano. Sente che si tratta di 100 lire e dice: buonasera, Napoleone. Non bestemmio più. Una volta facevo scendere dal cielo tanta maronna quanta patana sapevo far germogliare dalla terra. Era uno sfogo. E mi lavata la mia pure quella. Per vedere se mi posso imparare a scrivere, mi metto a guardare la televisione quando ci sta non è mai troppo tardi. Ma pigliano giramenti e stomaco, come uno che non può digerire un copertone di camion. E poi un rumore che va così forte, ma così forte che mi devo alzare, devo uscire e devo andare a prendere aria. E non dormo. Io sono malato di cuore, voi lo sapete. Io vi sono fedele e vi servo come meritate, ma volete aiutare o no? Il tormento mio, voi lo sapete qual è. Quello che pretendi da me non te lo posso dare. È meglio che ti metti l'animo in pace. Non me lo potete dare. No, perché manca chi può collaborare con me prima e manca chi deve collaborare con me dopo. Il contratto lo conosci, gli articoli te li ho letti e te li ho spiegati chiaramente. Il testamento che devi fare per rispettare l'articolo 4, in mano a chi lo lasci? Tu sei ricco di una posizione, trovati una moglie, ti sposi, se da questo matrimonio non vengono figli, tu te ne adotti uno, due, tre e la famiglia è formata, così quando è il momento si può determinare quella tale catena d'amore che ti fa resuscitare. Napoli, io miracoli non ne faccio, te l'ho detto tante volte, non lo vuoi capire, tu... Non puoi contare, non dico su di una famiglia, ma nemmeno, non so, su di un parente lontano, delle amicizie, lì. No, qualche parente lontano mi pare che ce l'aveva. Me ne parlava la buon'anima di mio padre. Ma non mi ricordo se sovvive, e se sovvive chi sarò Stan. No, guarda come stai combinato, ma è naturale. E campate sempre come un animale. Da 35 anni che stai alle dipendenze della mia famiglia, ti conosco bene, Napoleone. Ma perché voi, signori, personalmente voi, vi potete lamentare di me? No, beh, e questo è il punto. Perché tu hai fatto sempre i conti, così. Io, tu. Senza pensare che ci sono pure gli altri. Adesso che avresti bisogno degli altri, gli altri non ci sono e devi continuare a fare i conti di io, tu. Voi sei rimasto solo. Isidoro! Isidoro non era solo quando a Sant'Agata l'avete fatto resuscitare. È questione che con me c'è tenuto l'antipatia, l'avversità. Ma tu sei un ignorante e un analfabeta che non è degno nemmeno di essere risposto. Quando non sapevi come investire il tuo denaro, chi fu che ti consigliò di comprare i buoni del tesoro al portatore, che sono esenti di tasse presenti, e fu tu.
Voi, eccellenza. Bravo, io sono il solo che ti ha voluto veramente bene, non perché lo meriti, ma perché io amo l'umanità. Isidoro! Isidoro! Sto qua, c'ero! Ah, lo sai, vieni un momento. Isidoro non è mai stato solo, perché la prima luce che hanno visto i suoi occhi è stata quella dell'orfanotrofio. E quando ha cominciato a capire, avere l'uso della ragione, ha capito che intorno a lui c'era l'umanità. C'ero, che? Mi chiamate? Dimmi una cosa. Durante i 10 anni che sei stato a Sant'Agata, amici ne tenevi? Amici? Ma io camminavo con coppia in mano per non avere il fastidio di levarmeli in continuazione per salutare la gente che incontravo per la strada. Isidoro belli, Isidoro nostri, Isidoro caro, lo sa che feste. Ti volevano bene, eh? Mi volevo bene, mi facevo volere bene. E non per dire potevo contare sugli amici di ogni ceto e condizione. Bastava che arrivavo la bocca. Isidoro, che ti serve? Che ti serve? È il giorno di Sant'Isidoro, sapisse tu. La casa mia era un magazzino di fiori e una vetrina di pasticciera. E chi mi regalava la croatta, chi mi regalava il portamonete dove si mettono i soldi spicci dentro? Perfino Pappicilla, il pescatore, che con la pesca campa, e Dio sa come campa, mi regalava un chilo di alice fresca all'anno, che io mi facevo sotto sale. E quando me ne mangiavo uno sopra il pane, le sere d'inverno, davanti al fuoco, mi ricordavo sempre di lui, sempre. E dimmi una cosa, tu che facevi, come contraccambiavi, che facevi per farti amare da questa gente? Che per farmi amare? E che potevo fare? Niente. Dicevano che io ero simpatico quando raccontavo i fatti e li facevo ridere. Mi chiamavano e io ce li raccontavo. Se avevano bisogno di compagnia ce la facevo, però. Per esempio, guarda, mi invitavano a mangiare, no? E io non tenevo appetito perché avevo già mangiato. Per non dare un dispiacere a uno che mi aveva voluto usare una creanza, io la fai. Diceva che non avevo mangiato e mangiavo un'altra volta, sì. Se tenevo una lira, la spendevo con gli amici. Non la tenevo, non spendeva mai i soldi degli altri. Per esempio, quando un amico voleva andare al cinematografo, no? Andiamo con me a vedere una pellicola. E io già l'avevo vista quella pellicola. Come facevo? Per non onorare il piacere, l'accompagnavo. Che altro poteva fare, Gerò? Che altro poteva fare? È naturale. E dimmi una cosa, i braccianti li pagavi bene, eh? Come? I braccianti? Come i braccianti? La proprietà era di vostra sorella, Donna Olimpia. Io la tenevo a mezzatria. Il ricavato del raccolto, metà aspettava a vostra sorella, l'altra metà, una parte, la vendevo per pagare i braccianti e le tasse. L'altra parte, poi, serviva per il sostentamento mio e dei braccianti, che pure loro, poi, povera gente, avevano piacere di portare ai figli il frutto della terra che avevano sudato e lavorato. È naturale. Te ne puoi andare, va. Se ti voglio ti chiamo, vai, vai. Hai comando, ce l'ho. Hai comando. Il fondo di proprietà di mio fratello Calogero sopra San Liberatore, tutta una zona panoramica che oggi vale tesori. A quel povero fratello mio lo mettessi talmente con le spalle al muro con 3 centesimi l'anno che gli davi senza fargli mai vedere, non so, non dico una lira di rendita, ma un barile di vino, una bottiglia d'olio, che quel povero uomo fu costretto a vendere e la proprietà per pochi soldi la comprasti tu. Così facesti con la proprietà dell'altro fratello mio, Teodoro. E se lo meritavano tutti e due, perché a voi, proprio a voi, vi hanno commesso una birbandata. Scusa, allora è stato un atto di bontà il tuo, abbi pazienza, non l'avevo capito. Significa che tu, è vero, per punire i miei fratelli di un torto che mi avevano commesso, piano piano, tanto hai fatto, li hai privati della loro proprietà. Bravo, bravo, precisamente. Ho capito, mettessi i soldi da parte piano piano. Giorno per giorno. Settimana per settimana. Mese per mese. Come una formicola. Bravo. Quando riuscissi a formare la cifra occorrente. Pagai pronto contando tanti biglietti da 1.001 in coppalata. E i soldi da dove li pigliate? Come hai detto? No, non t'imbrogliare, parla chiaro, parla con me. I soldi chi te li dava?
chi me li doveva dare, signori? Io ho lavorato. Ah, ma te li dava la terra? È naturale. E allora dimmi, come mai questa terra che per i miei fratelli non fruttava niente, per te ha fruttato tanto che niente meno te la sei potuta comprare? Ma voi siete veramente uno santo, sapete? Mm. Ma come, con tutto quello che vi hanno fatto i vostri fratelli, li difendete ancora? Lascia stare quello che mi hanno fatto i miei fratelli, mi difendo da me, non ho bisogno di difensori. Tu rispondi alla mia domanda. Signori, io allora tenevo 20 anni, ma ne tengo 50. Cioè, perché a 20 anni si può essere mariolo, a 50 no. Ma a 50 anni si pensa a tutt'altra maniera. E voi ne tenete la prova. sì, io ne tengo la prova, sì. Tu non mi fai mancare niente a me. Tu con me vai a Frank. Ecco che questa piccola proprietà che i miei fratelli ebbero la generosità di lasciarmi rende più di quelle che rendono tutte le proprietà dei miei fratelli messi insieme. Bravo, questo è veramente un miracolo, questo è miracoloso. I miracoli che fai tu, noi... E sai perché fai i miracoli? Perché vuoi il contratto e non lo vuoi capire che io il contratto non te lo posso dare. Signore, io per questo sono venuto. Camma di rastu capander. Non vi offendete per quello che vi dico adesso, perché mi potete dire che quello che vi ho detto è tutto sbagliato. E io vedo che altro vi devo dire per farvi dire che ci pensate una cosa buona. Io sono malato di cuore, non posso cambassare, il contratto lo voglio. Se sono le proprietà che attengo, che non mi fanno essere degno di resuscitare Roppo morto, la parola di Napoleone Botta è una sola. Le proprietà le intesto a voi e non voglio manco una lira. Così mi pigliate pure una bella soddisfazione che è frate vostro. Napoleone, ma tu fu sascio da pazzo. Non lo sai che io non ho mai accettato un soldo da nessuno perché la mia non è una speculazione. Non ti permettere più di dire una cosa simile. Il contratto non lo puoi avere perché sei solo, non tieni famiglia. Non puoi contare nemmeno sugli amici perché qua in paese sei odiato. Quando morirai tu, ammassa l'ubbrezzo, tutta la popolazione se ne vanno in campagna, se ne vanno al mare, allo scoglio, e i ristoranti, viene così. Non è mai troppo tardi per imparare a leggere e a scrivere, ma è sempre tardissimo per chi non ha fatto qualche cosa di bene per farsi volere bene dalla gente e vuole riparare. La gente si scioglieva in lacrime intorno al letto del povero Isidoro. Piangevano tutto quanto, non si sapeva se in quella casa c'erano più fiori, più gente, la popolazione così, piangevano i contadini, piangevano le donne, i bambini, tutti. Si era formata una vera catena d'amore, perché tutti lo volevano vivo, a Isidoro. Perché Isidoro è fesso. E tu sei troppo dritto per avere il privilegio di tornare al mondo e fare di nuovo tutto quello che hai fatto in una prima vita. Vuol dire che il mondo diventerà un vero paradiso quando saranno morti tutti i dritti come te e resteranno solamente i fessi come Isidoro, ma col privilegio di tornare al mondo e rinascere. Isidoro! Cielo! E mo te ne puoi andare, va, fammi un piacere, vatti. No, no, perché mo io tengo sonno, a quest'ora me ne vado a letto. Cielo, hai chiamato? Ma allora me ne devo andare. Quello che dovevamo dire l'abbiamo detto, state buono. Ma io non dormo. Ah, oh, ecco qua, ci andiamo a fare. Io non dormo. Ma io non dormo. Io non dormi, che buon amico. Tu la notte dormi, eh? Io sì. E io pure. Ma fai un piacere prima che ti cucca, eh? Vai in damasseria, vedi una bella gallottola. Hai capito? Appena, quando è di Manu Matini, ci dice a Fortunato che la facesse a brodo. A proposito di Fortunato, ha detto che domani ci porta la mozzarella fresca. Ah, spiega, il gallottolo in brodo è mozzarella fresca. A bottiglia di vino, una frutta, e siamo a posto. Buonanotte, va, state buono. Buon riposo e buona nottata. Pronto? Sì, sì. Sono io, GS. Casa Trocina. Trocina? Oh. Mi dispiace. Ma quando?
mezz'ora fa. Vabbè. No, per ora chiamatemi GS, poi il mio nome ve lo dirò fra mezz'ora quando vengo a casa vostra. Quante spiegazioni, fate come vi ho detto e basta. Trocina Gaetano. Io me ne vado, va. Sono Trocina Gaetano, del Fu Matteo. Tengo 56 anni e sono ammogliato. Mia moglie si chiama Silvia. Dal matrimonio abbiamo avuto due figli, Carmirucci e Palmira. Ho fatto l'agricoltore e poi il costruttore e mantengo una posizione ragguardevole. La casa dove abito è pure di proprietà mia e sta a Monticchio. Ho lavorato assai, ma mi sento ancora forte. Il medico ha detto che sono di buona salute. Vi ringrazio, signor Gerondo, per quello che farete per me dopo la mia morte. Isidoro? Gero, dammi una mano qua. Fai presto, su. Non c'è tempo da perdere. Ma che? Andiamo. Dobbiamo uscire. Andiamo lontano. A Monticchio. A questo? Un intervento. Dammi, vieni. Su da luce, e chiura la porta. Tutto un mistero. Tutta una matassa di possibilità e impossibilità impenetrabile. Che più uno vuole cercare di trovare il filo, più diventa scura e misteriosa. Tutto un mistero. Ma Bonretto, la luce della terra è sempre sialurata il creatore. Ma dove lo vedete voi questo mistero? E dove sta questa matassa di possibilità mai dritte, impenetrabili? Voi vedete tutto nero perché giustamente a disgrazio io,
E s'adrosso, è pure cattivo, per la maniera insospettabile come è capitato. Povero Gaetano. Ma come? Non ci siamo mettendo a tavola per mangiare questa pasta e fagiolo che aveva ordinato lui. E che cos'è? Che cosa non è? Un giramento di testa, non posso respirare, ma vado a sdraiare 5 minuti sul letto. Ehi! Si va a sdraiare e resta freddo cadavere. Ui, una morte come quando si fulmina una lampadina. Voi siete rimasti rimbambiti. Sono rimbambiti? Diciamo, intondonato, va. E naturalmente, in questo momento, è il dolore che mi fa parlare, no? Chi ha zappato la terra come l'ho zappata io, conosce l'ingratitudine della tempesta e della siccità. Il dolore è dolore. E si viene conservato per metterlo dentro l'altro piatto della bilancia, quando si deve pesare il frutto dell'annata ricca. Il dolore ci sta. E deve rimanere conservato fino a quando si chiarisce il mistero. Io non capisco. Ui, parmi, stai digiuno, figlia mia, mangia pure tu, te. Mangia, ma. Mangia. Ecco, noi. Così, vai. Non capisco perché parlare di mister. Ecco, coppini di pasta e fasoli, sì, sì. Magna. Ecco qua. Voi il testamento lo avete aperto perché lui così vi aveva detto di fare, no? Oh. E dentro ci avete trovato scritta la sua volontà, chiaramente, e non si può sbagliare. Il numero del telefono dell'amico suo GS era preciso. E già perché quando io ho telefonato, mi ha risposto proprio da lui, il quale, roppa casa, ha avuto la notizia, mi ha detto che sarebbe venuto immediatamente qua. Ecco. Oh, ma... La dico io, dico, ma... Qual è questo mistero che si deve chiarire? La lettera. Questa è la lettera che stava appuntata con una spilla sotto all'ultimo foglio del testamento. E perché ci fai sapere che dice sta lettera? Come figli teniamo il diritto di sapere tutto quello che ha scritto papà. Il diritto della schifosa che sei! Sì, schifosa! È meglio che... come sto zitta! Brava! È meglio che non parli. Tacire, capite? Tacire. Mamma, andate dicendo. La lettera è diretta a me. Quello che ci sta scritto dentro non vi riguarda. Mamma, allora, Benedetto, la luce della terra è un mistero che riguarda solamente a voi. E allora, bevete e facite una salute. Il vero mistero è cominciato 2 anni fa, quando mio marito sta là dentro, alla presenza di Dio, e non posso dire bugie, fece il cambiamento da un giorno all'altro. Gaetano era un grande bestemmiatore, oh, che quando attaccava a bestemmiare la gente si chiudeva in casa per non sentire. Dopo il cambiamento era diventato che non voleva nemmeno sentire mannaggia il baccalà. Tutte le barzellette più scandalose e schifose le conosceva lui. E ne sapeva tante tante, e se le ricordava talmente bene a memoria che gli amici facevano le tavolate apposta per sentire lui quando le raccontava. E non lo potevano nemmeno interrompere, no, perché lui parlava come parla la televisione. Da un momento all'altro gli amici non lo invitarono più, perché quello voleva parlare solamente della vita dei santi. Tagliami la fella di pane e passami quel formaggio. A mente d'uomo nessuno in questo paese aveva visto entrare Gaetano in chiesa. Quando incontrava il parrocchiano per la strada, faceva così con tutte e due le mani. Il segno delle corna in faccia glielo facevo io. E come si ingazzava Don Mario. Dopo il cambiamento, casa e chiesa, confessione e comunione ogni 15 giorni. Quando c'era la predica se l'andava a sentire e tutte le sere si andava a prendere la benedizione. Teneva tutte le vizie, tutte, yoga, vino e femmina.
quando si dovevano raccogliere le olive e venivano 15-20 ragazzi a lavorare per quelle 2-3 settimane. Ehi, lui se ne andava nella terra e una alla volta se le faceva tutte quante come un gallo livornese. E s'andava pure con la moglie del barbiere. E con Rosaria la barista non si coricava? Ero giovane e fresca come un fiore quando lui prese la sciuliata per la vedova di Samuel il carpentiere. Inzurdi, maltrattamenti. La notte non tornava a casa, l'inferno aperto. Finalmente mi lascia solo con i figli di piccola età, oi. Carmiluccio 7 anni e Palmieri 5 e mezzo. E se ne va a convivere con quella schifosa prostituta che nemmeno la zozza da sotto le scarpe mi poteva lavare a me. Per 12 anni, vita disseparata. Lui da una parte e dall'altra. Si presentava ogni fine mese. Come stai? Bene, bene. I figli come stanno? Stanno bene pure i figli. Faceva i conti con i coloni. Se pigliava i sordi, mi lasciava il mensile e se ne andava. E cresceva i figli e portava avanti la famiglia come un uomo. 2 anni fa il cambiamento. Lei che fa? Lascia la sua bella. Torna, si piazza in casa e si mette a fare il predicatore. Non dico che mi fece dispiacere, no. Ma capirete, per 12 anni mi ero abituata a una libertà che con lui non potevo più avere, che non voleva uscire, e che se usciva andava in chiesa per quella mezz'ora e subito tornava un'altra volta. Un marito è il compagno che ti devi stare vicino tutta la vita, come si dice, per quel fiato di calore di famiglia che ti aiuta e ti conforta quando capita l'avversità. E va bene. Ma è sempre un uomo che ti trovi davanti notte e giorno, mattina e sera, a Pasqua e a Natale. E che vuole tutte le cose come piacciono a lui, senza capire mai che in casa ci stai pure tu, e pure tu hai le cose come piacciono a te. E questo non va bene, e quest'altro è fatto malamente. Non vi dico poi quando era diventata scucciante dopo il cambiamento. Che fai? Non te ne andare. Stammi vicino, fammi compagnia, vogliamoci bene. A vicchiaia, vogliamoci bene. Siamo sempre uniti, io, tu e i figli, la famiglia è la cosa più bella. Era diventato un cataplasma. Un cataplasma. Ognuno, pure ci scopa strada, a un certo momento mette la testa a partita e ritorna in famiglia. Ma quando lui non c'era, io volevo andare, andava. Volevo uscire, usciva. Volevo mangiare, mangiavo. Volevo dormire, dormiva. Volevo vedere una persona, come si dice, che mi faceva piacere vedere, la vedevo. Ci parlava liberamente come volevo io. Un ciccio della Monica, appartatore. E perché mi ero fatta monaca io? Sì signor, Don Ciccio della Monica. Teneva una devozione per me che prima che mi sposavo con Gaetano. Dopo il matrimonio mio, perduta la speranza, allora si sposò pure lui. E a lui mi sono trovata. Quando lui prese l'ascesa di testa per la vedova di Samuele il carpentiere e senza scopo di fedenzia di lette, solo per trasporto di bontà e di buona amicizia mi veniva a trovare e mi faceva un poco di compagnia, mi portava le caramelle, a me mi faceva fare il bagno, mi portava a pesca, qualche consiglio lui me lo dava e solo con lui potevo sfogare il dolore mio. Carmelù, piglio un capretto che sta all'angolo e portalo in tavola. Fa capra, è meglio che si distrugge. Ehi, ha fatto pure la vita. Ehi, è una pignata a bottiglia. Il capretto sennò non se ne scende. Boh. Per me, il cambiamento repentino che fece la Buonanima 2 anni fa, non si può dire un cambiamento misterioso, come avete detto voi. Di mariti che hanno fatto una canestra di corna alla moglie. E che poi all'ultimo, all'ultimo, quando sono diventato proprio una schifezza che non serve né per friggere né per mettere sotto la ceta, si ricordano che tengono una famiglia, una casa. Ehi, ci sarà meglio uno che può farci la terra. Ehi, ma quanta madonna di pepe hai messo sopra questo gravetto? E poi... Poi ti faci a zecco qui. È l'inferno, l'inferno. Mamma mia. Ho fuoco. E dunque, il fatto del ritorno in famiglia me l'aspettavo, non mi aveva meravigliata. Ma che lui poi, da un momento all'altro, non si ricorda più del passato. Non pensa più alle cattivazioni e ai tradimenti che ha ricevuto da...
un tizio non si ricorda dell'odio animalesco che sentiva per lui. Piglia e dice e scrive. Ma facitemi un piacere. Aspettate un momento, ma piglia e dice che cosa? Niente. Il crapetto è buono e il vino di quest'anno è riuscito più meglio di quello dell'anno passato. Ah, e beh, allora sì, è perché se io bevo alla vostra salute, alla felice memoria di Gaetano e alle fortune future di questa casa. Ma tua madre ha parlato dell'odio animalesco che Gaetano sentiva per un tizio. Sentiamo chi era questo tizio, no? Giacomè, tu non puoi dire che fra te e Gaetano correva buon sangue quando 2 anni fa ti sei presentato in questa casa. Avanti, un momento. In questa casa io non mi sono presentato, ma fui proprio Gaetano che mi venette a precare e a staprecare di venire a vivere qua con lui. Ti cerco scusa se fino a questo momento ti ho abbandonato. Con gastata una carogna. Parole sue, i denghi di testimoni. Il passato è passato, te ne vieni a vivere in casa mia e non ti faccio mancare più niente. Che è questa ricetta abbonana? Vuol dire che in quel momento si era ricordato finalmente che eravamo figli di 2 fratelli. Che io facevo la fame, mentre lui aveva fatto fortuna. E fece la mossa per riparare al male che mi aveva fatto per tanti anni. Ecco perché mi sono trovato in questa casa. E stando a casa, una parola oggi, una parola rimane. Stato zitta tu schifoso! Sentito, ma che è meglio casa, dice la verità. Ma che stiamo scherzando? Il terzo dell'eredità va a finire nelle mani di questo signore. Perché se lui non approfittava dell'indebolimento della forza, diciamo, del carattere selvatico di mio padre, se non lo insorfava, che la fantasia di testamento non la faceva. Sì, ma quando è certo che c'è sto vino da sto bicchiere, e che mi tenete davanti a voi all'erto, io posso giurare non solamente sul morto che sta là dentro, ma su tutti i camposanti del mondo, che da me non è stata mai forzata la volontà di Gaetano, né per il testamento e né per altre ragioni. E casino, è la somma di denaro che mi deve venire, perché sta scritta in tutto testamento, e manco pata terna me la può levare, deve diventare cenere nelle mie mani. È questo vino che sta in questo bicchiere, un potente veleno che mi deve distruggere in questo momento. E allora, allora come dici tu, Gaetano Trocini è asciuto pazzo e ha lasciato milioni a te. Ma cammina vattene, va. Sì, pazzo. Ma come toglie i milioni ai figli? E alla moglie. E va pure alla moglie, per darli a te. Che fino a 2 anni fa, quando si nominava il nome tuo, mio padre sputava, capite? E sputava e sarattava sopra e sotto, perché ti teneva pure proiettatore. Uè, tu puoi fare le capriole, ma una lira non la pigli, perché io faccio quella cosa di legge che quando si fa, si dice che il morto va scema, si ferma tutto e va avanti una causa per 150 anni, che né tu, né i figli tu, né i figli, né i figli, e chi ti è morto vedo la faccia di un centesimo. Tu la cosa di legge non la fai perché non la puoi fare. Ah, no, io la faccio. Non la puoi fare, perché tu sta niente, è stata fatta regola da te, capito? Ma come si doveva regolare quello povero Maronna che sta là dentro per fare le cose meglio come l'ha fatto? Come? Sì, un terzo la moglie e non si tocca. Un terzo ai figli con l'usufrutto la madre e nemmeno si può toccare. E l'altro terzo che sarebbe la parte disponibile? Nemmeno si tocca perché io faccio la cosa di legge. No, no, io la tocco perché la parte disponibile la potevo lasciare chi vuole vissi, capito? E l'ha lasciata a te? E se la lasciava a nato non era la stessa cosa, È meglio a me che sono di famiglia, E che sta tenuto presente a Bonane, poi? Nei 2 anni che mi ha tenuto in contatto, ha capito io come sono, proprio così. Si è affezionato. E mi ha voluto verificare. Ma io se non parli di schiatto. Ma chi ha voluto verificare? Giacomo, a voi. Qua sta la lettera sua, Che da una parte fa capire chiaramente che tu non c'entri con la decisione del testamento. E dall'altra dice che come la pensava prima nei tuoi riguardi, così l'ha pensata fino all'ultimo momento. Giacomo, non ti poteva proprio alleggerire. Non ti poteva aprire. Se ti avesse potuto subissare l'avrebbe fatto. Hai canale tra i modali. Sì. Carissima Silvia,
Mi devi scusare se me ne sono andato così affrettatamente, ma non ti preoccupare di questa morte mia, perché si è trattato di una falsa partenza. Come pure ti prego di non sentire angustia per il fatto che nel testamento ho lasciato la parte disponibile a quella carogna di Giacomino. Si è trattato di una convenienza momentanea. Stai tranquilla, perché i cavalli devono tornare alla stalla e il grano nelle botte. Ti abbraccio con i figli, arrivederci presto, tuo affettuoso marito, prima della morte, durante la morte e dopo la morte, Gaetano Trocina. La morte è stata una falsa partenza. Tuo affettuoso marito, prima della morte, durante la morte e dopo la morte. Ehi, Carmelù, e che sta lettera è? Che sta lettera è la prova che Gaetano Rion farà asciuto pozza e perciò fece il cambiamento. È naturale! E con questa lettera l'avvocato tiene la prova nella mano che mio padre va scemo e può fare la cosa di legge che firma il testamento. Aspetta un momento, niente affatto, ti dico io. Perché il cervello di Gaetano Trocina si è mantenuto lucido prima e dopo il testamento. Tanto è vero che dinta la lettera mi ha chiamata carogna come mi chiamava prima del cambiamento. E se non è scemo? E ti chiamavo carogna prima e dopo il cambiamento. A quale titolo ti ha lasciato la parte disponibile dell'eredità? Ehi, ma scemo, no? Non eri scemo. Non eri scemo. No, perché la parola carogna non me la diceva per farmi offeso con un vuoto stoleto. Me la diceva quando si sentiva trasportato dall'affezione del legame di Paradella. Me la diceva per vezzeggiarmi. Ma vattene, svergognate, cose pazze. Chi lo può vezzeggiare io, ma io non ti piglio accanto in faccia per rispetto al morto che sta là dentro. Aspetta. Se Gaetano era scemo come dici tu, la lettera scombinata si spiega, figlio bello. Se Gaetano invece non era scemo come dice lui, la lettera scombinata non si spiega più. Ma se spieghi invece quello che dicevo io, e cioè che ci sta sotto tutto una matassa di possibilità e impossibilità, tutto un mistero. I cavalli devono tornare nella stalla, il grano nella botte. Arrivederci a presto. E che fa? Torna lui dall'altro mondo. Un momento. La mente di Carmeluccio si è aperta. E il mistero oscuro che ci ha tenute in ansia di ansietà è diventato chiaro e trasparente come una lastra di cristallo di vetro. Non è morto. Oh, mamma mia. Ma che stai dicendo? E mo si pazzo tu, Carmeluccio mio. No, non è morto. E mo che viene l'ufficiale di sanità del comune per fare il certificato del decesso. Potete avere la conferma della mia supposizione. Ma Gaetano Trocina. Tu tiri il cervello sottile, ma il cervello che tu stessa hai fatto a tua figlia Carmeluccia più sottile del tuo, perché è più giovane. Marito. Di quale male soffriva Gaetano Trocina? Nessuno. Quale segnale sinistro ci ha dato il fisico di Gaetano Trocina per far capire alla famiglia che per lui era venuto il momento di fare il passo supremo? Il pranzo è pronto. La pasta e fagioli in tavola, un giramento di testa e si chiude il libro. Ma facito mo' piacere. Ma che ste fantasie, Carmeluccio mio. Sì, Gaetano, sopra il letto ce l'ho messo io. Il vestito nuovo che ci aveva portato il sarto ieri sera e che lui stamattina per forza se l'aveva voluto mettere. Io ce l'ho levato e l'ho conservato. Come pure ci ho levato la camicia di seta pure e ci ho messo quello più andante perché certamente non doveva andare alla festa di ballo. Ci ho levato il braccialetto d'oro, l'orologio, la catena che portava al collo con le medaglie dei santi. Ci ho levato gli anelli di brillanti. Se Gaetano era vivo, si faceva sfilare gli anelli da me. Ma lui proprio di questo si è voluto sincerare. Avanzata, fammi vedere come si comporta la mia famiglia dopo la mia morte. Voi lo sapete meglio di me che avevo un carattere diffidente e che si era fissato sulla farsità delle persone di famiglia.
Era troppo geloso della roba sua. Teneva tutti i mobili chiusi e portava un mazzo di chiavi nella tasca dei calzoni. E guai a chi si perdeva di qua. Il disegno della finzione che ha fatto deve essere più sottile di quello che possiamo pensare noi. Come l'avete aggiustato sul letto? Come l'ho aggiustato? Mo te faccio vedere. Giacomo, c'è la cinza di Natale. Che c'è qua? Ma senta, c'è una cosa. Mi preoccupo. Che sta? Mi a capo c'è la camisa così, E mamma c'è la camisa così. Ci ho fatto tre volte il segno della croce. E che vai fuori? Vai a vedere se sta ancora nella stessa posizione. Io apro la porta e mi affaccio solamente. Appiccia la luce. Mamma! Voi? Come avete detto che stava? Così? Ah, così? E mo sta così? Oh, Madonna mia! Oh, Gesù! State attenti! Che vi avevo detto! Gaetano, Gaetano! Ecco deserta! È diventata sta casa senza te! Papà! Questa parte non c'è dove, papà! Non la voglio, la realtà! Voglio bene fattarmi! Vi accendo la luce! Ecco qua! Quando ehi! Chi è Barone? Ah, è l'ufficiale sanitario del comune. Ma con lui ci stanno altre due persone. E saranno i testimoni. Ma perché per fare un certificato di morte ci vogliono i testimoni? Aspettano un po'. E questi due signori che stanno con voi, chi sono? Non li conosco! Ah, ho capito! E io ho lasciato il cancello aperto per voi! Ah, grazie! Chiamatemi i cani! Stanno attaccati! Non spegnete la luce! Oh, no, non vi preoccupate! Ehi! Uno è l'ufficiale sanitario del comune, la DGS che sta scritto in testamento, o terzo chi è? È Mavori! Carmelu! Guido, non si muove. Ma chi? Papà. Allora, se non si muove, segna che adesso si trova meglio di come si trovava prima. Poi è arrivato l'ufficiale di sanità del comune. Se è stata una finzione con tutto che è mio padre, appena si alza dal letto ci faccio una faccia di schiaffe così. Poi, cammina lì, cammina. Schifoso, sguardo. Papà. Entrate, a cavoli. Accomodate. Trasite, venite a casa. Accomodate. Voi siete persona di famiglia? Sono cugino, diciamo, del morto. Perché diciamo? Beh, diciamo perché la morte di Gaetano è stata così sorprendente che mentre uno dice Gaetano è morto, dice pure, vuoi vedere che non è morto? Il peggior castigo è quello di capitare in un paese come questo e avere a che fare con gente come voi. Insomma, è morto questo vostro cugino o no? E pare che l'ufficiale sanitario sono io. Sentite, se è morto o non è morto, lo dovete vedere voi, no? Ah, adesso chiama la moglie e i figli e li faccio uscire qui fuori. A così la constatazione ve la fate comodamente e a vostro piacere. Ma ragazzi, poi la constatazione. Ascite qua fuori, io che deve entrare l'ufficiale di sanità. È fatto. Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. Se volete entrare adesso, potete entrare. A che ora è successa la disgrazia? Ah, verso le 7:15. Un documento del morto ce l'avete? Una carta d'identità, per esempio? Sì, come no? Tengo porta d'armi su quel carro.
Io devo venire con voi? No, no, non c'è bisogno. Signor GS, voi certamente siete venuti per vedere il vostro amico. Se volete entrare adesso, potete entrare. Chi è che ha chiamato l'ufficiale di sanità? Ah, io. E quella la denuncia bisogna fare per legge, no? Quando ho telefonato a voi, ho telefonato pure a lui. Scusate, agiate pazienza, Rue. Il signore è la persona che sta segnata l'indottostamento con le lettere GS, capito? Siete stato amico di mio marito. Lo sono stato, lo sono ancora e lo sarò per l'avvenire. Grazie, siete troppo buono. Di che soffriva vostro marito? Niente. Non ha avuto mai nessuna malattia e non è stato mai in mano a un dottore. L'ho disprezzato, teneva la salute di ferro. È successo così da un momento all'altro. Ci stavamo mettendo a tavola per mangiare. Un giramento di testa e questo è tutto. E non ha mangiato? Non aveva assaggiato nemmeno un sorso d'acqua. E da mangiare ci sta in casa? Perché avete appetito? No, per me no. E per vostro marito. Se non è riuscito a mangiare, quello quando salsa, salsa con appetito. Non ti pare? Io mi sento con quella fame. Va bene. Vuol dire che mangerò pure io qualche cosa perché appetito ce n'ho. In casa ci sta la roba da mangiare. La pasta e il fagiolo fredda è meglio. Bravo. Ma ci sta il crapetto. C'è il crapetto, sì. E gli farò compagnia. Così parlando, parleremo pure di quella proprietà che lui voleva comprare. Gli darò la sorpresa, perché il proprietario finalmente ha deciso di venderla. Guarda, quello che per andarci si attraversa il parco romano. Bravo! È bellissimo, un capolavoro. Capolavoro. Scusate, ma voi chi siete? Come vi chiamate? Per ora chiamatemi GS. Come mi chiamo ve lo dirà vostro marito più tardi. Io me ne vado. Come sta, ne? Chi? Gaetano Trocina, mio cugino, si è alzato. Ma voi siete pazzo? Gaetano Trocina se lo alzano in quattro, domani se lo portano al Camposanto. Si è trattato di una sincope. Oggi si dice è morto di infarto. L'atto di morte è questo. Tante condoglianze e buonanotte. Da dove si esce? Ah, di là, ovrita, là, ya. Buonanotte, condoglianze. Buonanotte. Adesso non ci stanno più dubbi, eh? Gaetano Trocina è morto e non ci sta più niente ava. Altre che cenette e compra di proprietà. Signor GS, se volete visitare il vostro amico, entrate adesso e lo vedete per l'ultima volta. Non c'è bisogno perché io fra poco ci parlo. Volete parlare con morto? Ma certamente, ci parlerò io, ci parlerai tu, ci parlerà sua moglie, ci parleranno i figli. Non appena il mio grido arriverà al suo cuore, pieno di tutti i sentimenti di amore che lo tenevano legato alla famiglia. Dopo anni di pene, di amarezza, di disperazione per avere creduto falso il calore familiare, e come ogni essere umano ha ceduto alla crisi e si è rifugiato in una sincope che, se i suoi sospetti sono giusti, diventerà definitiva. Se infondati, potrà avere solamente carattere di una sincopette così provvisoria, ma non credo, perché il mio grido sarà sufficiente per farlo tornare in vita felice e fiducioso in seno alla sua famiglia. Come una molla. Zombo dal letto, viene qui fuori e si mette a ballare per la stanza come una farfalla e si mette a ridere e a piangere per la contentezza come piangeva, ridevo io quando lui mi fece alzare dal letto di morte. Ti ricordi? Vabbè, calma. Aspettate, io ho capito chi è questo signore. È quello che fa resuscitare i morti. Mamma mia. Sopra il giornale di tanto tempo fa ci stava il ritratto suo e quello del morto resuscitato. Che sarebbe quello là? Scusate, voi vi chiamate Isidore? Rispondi. Perfettamente. Chiaro, rispondi chiaro. Perfettamente. Sì. È dal momento che mi avete riconosciuto che vale nascondere il mio nome. Sono Geronta Sebezio. Mettiamoci subito all'opera e non perdiamo tempo. Il morto sta là, è vero? Sì, passate tutti da questa parte. Passate tutti, sì. Tu vieni con me. Vai avanti, vai. Vai alla porta e da uno spiraglio controlla.
appena vede che si alza, sì, lo sorregge, lo porti fuori, sai, gli può girare la testa. Sì, sì, bravo. Sì, sì, lo... ci penso io. Mi raccomando, tenete d'occhio la porta e state attenti. Gaetano Trocina! Signor Sabezzi, aspettate un momento. Che state, che... Lo domandiamo noi a voi che state e che volete fare. Beh, non abbiamo detto... Insomma, voi volete riabbracciare vostro marito? Come no, si capisce che a ognuno farebbe piacere. Oh, bravo! I figli pure, il parente lo stesso. E allora strillate pure voi insieme a me e lanciate il grido pure voi, così si forma la catena. Gaetano Trocina! Lo sapete? E per piacere, come ve lo devo dire, non strillate! Insomma, lo vogliamo far resuscitare questo Don Gaetano, sì o no? Ma se quello veramente esce da là dentro e si mette a ballare come il tuo signor là, capirete che è sempre un colpo per la famiglia. Noi adesso l'abbiamo saputo. Vogliamo vedere se quello che dite voi ci conviene o ci conviene. Vogliamo parlare 5 minuti di questo miracolo che dovete fare? No, mettiamo le cose a posto. I miracoli non ne faccio. Il giornale così diceva, però. Ah, vabbè, al principio. Ma poi ci fu la mia smentita. Però, badate, a me fu possibile fare tornare in vita Isidoro perché tutti insieme a me lo volevano vivo. E io qua, la verità, vedo un'incertezza, un tira e molla che non mi persuade. Signora, voi me lo dovete dire, io lo devo sapere. La morte di vostro marito è stato un dolore, sì o no? Chi ha zappato la terra come l'ho zappata io conosce l'ingratitudine della tempesta e della siccità. Ma benedetta la luce della terra, ma perché si devono fare le cose contro natura? Da che mondo è mondo la morte è stata sempre morte e non ha guardato mai in faccia a nessuno. Ma Gaetano se n'è andato in gloria del Signore. È santa notte! Ma con quale diritto venite a dire a una famiglia che già si è rassegnata al dolore, che già si è preparata la coscienza al grande funerale di domani al giorno, ma faccia alzare il morto e lo faccia mangiare e bere? E chi là che se ne viene e dice che lo fa pure a ballare? Ma che fai a ballare? Fai a ballare assorto, fai a ballare. Ehi, assorto. Del resto, che non ci sta la vita, vai. E deve decidere lei se si deve fare chistutriato o no. Per conto mio, mi pare un grande sacrilegio contro la religione. Ehi. E si vedono Mario Parrucchiano. Non crede che mi fa fare lo scherzo e sorgi Lazzaro. Amico, io mi trovo qua per rispettare l'impegno del contratto. Quale contratto? Il contratto morale. Che 2 anni fa, spontaneamente, vostro marito venne a chiedermi, con il quale io mi sono impegnato, senza scopo di lucro, di farlo tornare in vita dopo la sua morte. Eccolo qua. Riconoscete la firma di vostro marito? Ecco, la vedete? La vedete? Gesù, rilasciandomi pure quest'altro documento. Cara Silvia, porto a tua conoscenza e a quella dei figli miei, Carmeluccio e Palmira, che il signor Geronta Sebezio è stato da me autorizzato a presentarsi in casa nostra subito dopo la mia morte per farmi resuscitare. Non ho voluto nessuna somma di denaro per questa sua prestazione e non vuole niente nemmeno dopo il suo intervento. Ricevetelo come si deve, a dovere e con tutti i riguardi. E appena mi alzo dal letto di morte, faremo 10 giorni di feste a mare, mangiando e bevendo, giorno e notte. Geronta Sebezio in testa. Io, tu, Carmeluccio e Palmira, tuo marito Gaetano Trocina, sai leggere, io allevatami. A me non m'ha mise. A te t'ha mise in dall'altra lettera che la c'ha trovata mamma. Addo ti chiamo carogna. Ehi, è carogna sei, sì.
perché ti sei tutta entusiasmata quando l'ufficiale di sanità ha firmato il certificato di morte, Poi ti sono andate le scarpe a strette, ehi, quando hai sentito che lui è venuto per far tornare in vita Gaeta. E che se ha ragione che ha parlato di sacrilegio e compagnia cantata? Io ho detto quello che mi esce dal culo. E poi tengo diritti a parlare, perché io e Gaetano siamo figli a due fratelli. E ti ha lasciato la disponibile. Il terzo. Ma i cavalli debbono tornare nella stalla e il grano nella botte. Ha detto che deve decidere la vedova. E decido io, devo darmi, lì. Signor Sebezia. Dite, signora, dite. Voi mi dovete dare una sola risposta. Siete certi che l'esperimento riesce? Se mi aiutate, vi restituisco fra 5 minuti Gaetano Trocina vivo. Io me ne vado là fuori perché non voglio rimanere presente. E se lo facete risuscitare... Lui perde la disponibile, va via dalla strada, la do. No, io non perdo niente, non perdo niente. Perché a causa che volevo fare tu a me, la faccio direttamente a Gaetano Trocina. O tu sta niente capita virta, sta depositata pure in mano e non lo do. E quello che è scritto, camminate! È scritto! E se torno in vita, devo sostenere quello che le piaceva fare prima di morire. E sino che serietà è morta, è questo. Fa causa, fa. Non la può fare, non date rete. Tornato in vita Gaetano, il testamento è nullo. E questo è il necessario. Bravo, allora facciamo presto, non perdiamo tempo, va. No, signor Sebezia, scusate tante, ma si deve fare subito. No, il tempo c'è. Sì. No, sapete perché, signor Sebezia? Voglio mettere un po' di ordine nella camera di Gaetano. C'è troppa confusione. Ho capito, va bene, se ne parla dopo. Lo capirà pure lui che vi siete trovati in un momento di trambusto. È meglio fare presto. No, Gaetano... no, signor Sebezia, aggiateci pazienza. Ma se quello si alza e trova tutti i mobili aperti, non trova più la roba, il vestito su, col carattere che tiene, qua invece di fare festa finisce ammazzato. Aggiateci pazienza, Carmilù. Io vado con Palmini in camera mia a prendere la roba. Tu intanto vai dietro ai limoni, non il secondo, il terzo filare, ricordo, tuo terzo. Io so. Signor Sebezia, sapete com'è? Per il fatto che stanotte dovevo rimanere le finestre aperte in camera sua per far passare un poco d'aria. Capito? E allora ho preso tutta la roba e l'ho messa in camera mia. Stava più sicuro. Poi domani ci doveva essere il movimento del funerale, gente che entra in casa che non sai chi è. E allora ho preso l'argenteria, i soldi e li ho nascosti. I gioielli, sì. La buona madre di famiglia. Aggiateci pazienza. Ui, Palmi, vieni a mamma. Ci vanno presto. Signore, volete una mano? Mi fate piacere assai perché è tutta roba pesante. Ci stanno i pacchi, le valigie, vieni. Mi dispiace per te, ma l'impegno che ho preso con Gaetano io lo devo mantenere. Voi procedete per i fatti vostri che io procedo per i fatti miei. Giusto. Mi sono bastato 10 minuti qua per capire che tu sei la persona più pulita di tutti. Ma sì, ma fanno io fuoco in di scarpa, diventi più sporche tutto quanto loro mi sentite. Io la fame non la voglio assaggiare più. Hai ragione, la fame è una brutta bestia. E io l'ho sofferta assai durante tutta la mia vita tribolata. Ti vorrei aiutare, ma... Voi mi potete aiutare solamente se veniate e lasciate stare le cose come stanno. Ecco. In che senso? Beh, il morto è sacro e non si tocca. Oh, mi dispiace, ma io l'impegno con Gaetano lo devo mantenere, ho il contratto, per carità. Ecco. E mettiamo che la cosa riesce, va bene. Voi avete mantenuto il vostro impegno e io vado a mezza strada, nata volta. Stracciate un contratto, distruggete la dichiarazione di Gaetano e vi faccio io un'altra dichiarazione a voi dove mi impegno a dare pure l'ambita di quello che mi spetta, va bene? Mi hai ferito. Eh sì,
Mi hai ferito il sangue che vedrai uscire dal mio cuore quando lo avrai spaccato in due con l'arma della corruzione. È il tuo stesso sangue, fratello. Ma se la cosa riesce? Oh, ma tu non hai capito niente. O riesce la cosa o non riesce. Tu in mezzo alla strada ci vai lo stesso. Come sarebbe a dire? Come sarebbe a dire? Non è il ritorno in vita di Gaetano che ti deve spaventare. Eh no, tornati in vita Gaetano, ci parlo io. E lui pure per la gioia del momento sarà generoso con te. Il guaio tuo è se Gaetano rimane morto. Giacomo, io l'ho capito, qua gli eredi difficilmente ti lasciano la parte disponibile che ti ha lasciato Gaetano. Questi ti fanno causa. Fanno lì. Fanno lì. Light che la faccia verde i carminucci. Light che sa che mi fanno che la cosa legge che fremma tutto. La cosa legge. Impugnano il testamento. Che stai tu? Impugnano il testamento. No, impugnano. Carogne. Ma io mi difenderò però. Sì, beh, che fai? Come che faccio? Metto la buca. Sì. Ecco, un altro raggio lo dobbiamo fare per forza, eh. E come pensa questo fucile? Un fucile? È stata lì. Figuriamoci la più grande. Il fucile lo metto qua, posso su, voi? Eccola qua. Metti l'avvocato. Sì, sì. Come se fosse facile, siediti. Prima di tutto l'avvocato ti chiede un forte anticipo. Tu soldi ne tieni? Nemmeno una lira. Ma non fa niente, i soldi te li do io. Veramente? Sì, qualunque cosa, fratello mio, me lo chiede e io te lo do. Grazie, grazie. Ma io restituisco fino all'ultimo soldo, eh? Perché mi ferisci? Che ha giù fatto? Mi hai ferito un'altra volta, mi hai dato una frustata in faccia, mi hai offeso. Io? Sì, ma ti perdono, sì, perché l'hai fatto senza volerlo. Quanto male ti hanno fatto, fratello. Come ha scosso il tuo cuore e come lo ha reso diffidente nei confronti del bene, l'ingiustizia, che da quando è nato il mondo fu seminata sulla terra dagli avidi e dagli oppressori. Non ho detto che te li voglio prestare, te li voglio dare i soldi, te li do. E tu non ci hai creduto. Non fare così, fratello mio, mi fai piangere. No. Io ci credo. Non è vero. No, ci credo. È vero, è vero. Ma ci credo ancora di più quando me le hai dato veramente. Guarda, ma pure li vuoi adesso? Sì. Io te li do adesso. Ma sai il tempo che ci vuole per una causa civile per divergenze testamentarie? Passano anni. Ove? Dieci anni. 40, 50, 60 anni, 70 anni, appello contro appello, Cassazione, Corte Costituzionale, ma mille e una notte. Quando poi finalmente la causa è andata in decisione e l'hai perduta, perché la perdi, sì, questa è causa perduta. Le spese sono arrivate a cifre astronomiche, tu non puoi pagare e vai in galera. E non hai i soldi che dai tu? Non ci vuoi credere? No, ci credo. Sì. Ma se durante la causa io vengo a mancare... Oh no, arrasso sì. Io crepo. Arrasso sì. Io posso crepare a funi e mare pozzi, facciamo le cose. Allora, chi mi fa tornare in vita per pagare le spese del giudizio a te? L'argento. Mamma mia. Giuseppe, tutta sudata. Avete ragione. È necessario. Fate presto. Sì, Giuseppe, sì. E allora? Scusa se te lo dico, per la tua buona fede ti sei regolato molto male proprio nei confronti del tuo benefattore Gaetano Trocina. Io? Si capisce. Ma come, tu hai permesso ai parenti di aprire i mobili, di appropriarsi dei gioielli, dei denari, senza intervenire, senza cercare di fermare l'abuso? E che facevo? Ma che poteva fare?
come belva affamata si sono andata in da stanza di Gaetano appena hanno chiuso l'occhio. A vedova arraffava la capra in di mobili e facevano a chi pigliava di più. Guarda l'innocenza, e tu zitto. E per forza, che diritto avevi? Il diritto te l'ha dato proprio lui, qui, Gaetano Trocino. A me. L'asse ereditario, vedi, quest'asse tu sei padrone del terzo. Un terzo dell'asse è tuo. Guarda, boh, guarda questo tavolo, è vero. Un terzo è roba tua. Come? Sì, è roba tua. Quante sedie ci sono in casa? Mettiamo 90. 30 sedie sono il tuo. Ti abbiglia 36 gettari io. Sì, capito. Non so, 300 piatti. 100 piatti sono i tuoi. È così con i gioielli, con, non so, con i valori, con le terre, le proprietà, tutto, tutto. Per fortuna adesso gli eredi stanno mettendo tutto a posto. Ma mettiamo che Gaetano si alzava dal letto di morte e trovava i mobili aperti, la stanza svuotata, ci se la pigliava, non se la pigliava con te. Diciamo, com'è? Cicò, io ti benefico. E tu non pensi a fare un inventario, un elenco di tutto quello che c'è in casa, che sai, chiamare un operatore, sì, per mettere qualche sigillo. Operatore, sì. E chi l'operatore a quest'ora sta a casa? 10 minuti ci vuole per arrivare in piazza. Tu hai fede morta, addio. Sì, tengo pure testamento. Ma per una cosa urgente come questa, quello subito ti fa l'ordinanza. A quest'ora un Salvatore Cuomo sta dentro un caffè, gioca a carte con gli amici. Martatello. Sì, varie guardie, dove due vigili li trovi. Fatti. Trovate voi, di più forti, no? C'è anche la idea, signore. Questa è Betsy. Vedete, questa è l'ultima roba. La mettiamo a posto e siamo, e siamo tranquilli e siamo pronti. Brava. Ma che fa? Carmelo! E qua, sopra! Andiamo belli, andiamo figlio bello. Facciateci pazienza, signor Sebezzi, facciamo presto. Prego. Prighiamoci. Signor Sebezzi, senti. Facciate pazienza. Ma volevo dire, io non voglio rimanere presente quando fate quelle cose per far tornare in vita a Gaetano. Vai. La tua presenza non è necessaria. Oh, sapete che mi sente frasturnato, sbattuto a tutto quello che è successo. Giù. E poi tengono 10 ore di capo, così non va a pigliare un po' l'aria, a un passo. Una passeggiata di una decina di minuti, vedrai che ti passa tutto. Speriamo, eh. Speriamo. Vai. Avevi ragione tu, fratello mio. Le cause sono lunghe, E non si sa mai come vanno a finire. Poi, Non è la prima volta che un innocente finisce in galera. Si tiene santi, va in paradiso. E la gente cattiva, i santi, sai dove li mette? Dentro la cassaforte. Proprio così. Vai. Ma è meglio che t'avvii. Vai. Fratello. Volevo cercare un piacere. Dimmi, fratello. Volevo sapere, per far tornare in vita a Gaetano, quanto tempo ci metti? Sai, dipende dal clima che si viene a determinare durante l'intervento, sai. Certe volte non bastano 2 ore. Ma stai tranquillo, prima di mezz'ora il fenomeno non si determina. E allora è meglio che me ne vaga subito, fratello mio. Va. State pure, fratello. Addio, fratello. Pochi baci. Signor Sebezzi, che spacchi, no? Lo credo. Però abbiamo messo tutto a posto. Molto bene. Speech, dormi! Madonna mia. Questo è preso un quintale.
È fatta una mano da quel signore, oi? Quel bravo, voi, dateci pacienza. Andiamo a bella. Piano piano. Oh, saranno stati fagioli con la pasta. Che sei? Mamma. Ma. Oi. L'armadio l'ho chiuso. Il mazzo di Giano l'ho messo a posto. E mette tu sto scialla di alla nera. E tatilla. Oi. Pura cascetta è stata messa a posto, eh? Sistemata, eh? Meno male, va, vieni a capelle, mamma, vieni. Niente di sta sciarpatella. Ma che già fa questa cosa? Non può che niente ce lo vogliamo mettere, oh no? Ma l'ha già mettere pure io, non può. Certo. Brava. Poche pazienza, che ammarisce. Riunitevi. Sì. La madre in mezzo. Sì. Stringetevi. Ancora. Come ti chiama? Abbraccia tua madre. Abbracciate. Tu abbraccia mamma, tu pure. Testa e testa, mettetevi testa e testa con le facce addolorate, con le facce addolorate, su. Ecco, bravo, così. Molto bene. La catena fra di noi si determina subito. Quale catena? La catena d'amore. Dipende tutto da voi. Voi siete la corrente, io sono il filo attraverso il quale arriva la corrente, mi spieghi? Per rimuovere a nuovo palpito di vita quel cuore in attesa, il mio grido deve raccogliere nei vostri cuori il senso dell'amore puro, vero, sincero, disinteressato, mi spieghi? Oh, statevi così, scaricatevi bene, concentratevi, così, mettetevi con le teste, bravo, così. Addolorati per la perdita del padre e del marito. Così, molto bene. Qui a te. Qua. Li guardi alla porta. Appena s'alza, perché quello s'alza d'improvviso, sai, tu irrompi nella stanza e aiutalo perché, sai, essendo stato rigido per molto tempo, può avere un giramento di testa, può cadere. Tu immediatamente lo soccorri. Ecco fatto. Silenzio, che il momento è supremo, è grave. Gaetano Trocina, fratello mio, tu non sei morto. Alzati. Oi, Isidoro, che sta facendo? Niente. No. Però? Però? Il vento ha raputo un poco la finestra, ma lui come si trovava così è rimasto. Bene, resiste. Da vivo, avendo ritenuto falso il vostro amore per lui, da morto vuole la certezza di essersi sbagliato prima di tornare in seno alla famiglia. È come quei bambini che, essendo caduto una volta, per paura di cadere una seconda volta, non vogliono camminare. Noi lo faremo camminare, malgrado la sua resistenza. Ma voi aiutatemi, mi raccomando, massima concentrazione. Pensate a tutto il bene che gli avete voluto. Ecco questo. Gaetano Trocina! Fratello mio, tu non sei morto e lo sai. Non facciamo capricci. Oh! Alzati! Isidro, che sta facendo? Niente. È strano, resiste ancora. È testardo. No, non è che è testardo, ma
C'è qualche cosa che non va, amici miei. Cercate di aiutarmi, concentratevi. Insomma, rilasciatevi, concentratevi. Richiamate nei vostri cuori il bene che gli avete voluto. Fate qualche cosa. Se no... Io mi sono concentrato. Io pure. Pure io. Concentrati, ma in che cosa? Questo è il punto. In questo momento il mio grido, invece di incontrare amore nel vostro cuore, incontra odio per lo scomparso. E questo è tutto. E per forza! Levata la miezza tu! E pure tu! E io più ci penso, testamento che ha fatto, più mi arriva la collera fino agli occhi, mi arriva! E allora se siamo a questo punto siete voi che non avete interesse di far tornare in vita vostro marito. No, l'interesse mio ci sta. L'interesse, vero? Per l'eredità di Giacomino. Da una parte l'eredità di Giacomino e dall'altra questa schifosa fetente che si doveva sposare e che se Gaetano rimane lì morto si deve mettere a lutto e il matrimonio si deve rimandare almeno di 6 mesi. Chi non rispetta il lutto in questo paese è meglio che se ne scappa. Ma meglio morta, meglio morta che la vergogna in casa. Ma quando è certa che mi chiama Carminuccio Croce? Tu mai... La cera! No, non scappare, non è un momento adesso. Un momento viene quando richiede. Svergognata schifosa! Ma che succede qua? Che succede? Succede che la portiamo in chiesa con la panza. È incinta di 3 mesi. Schifosa, patente, puh, mettete scorni, scorna sta faccia! No, io la cena! Ma mi dovete fermare! No, sta tremando sta creatura, ma siete uomini o siete belve? Va bene, la ragazza ha sbagliato, ma con l'amore si può aggiustare tutto. In questo momento dovete pensare a Gaetano, a vostro marito, solamente a lui. Sì, e la collera mi viene proprio quando penso a lui. Lui, perché lui è stato la rovina di questa casa. Lui. Ma quale bene, ma dove c'è stato mai un bene? Solamente lacrime, disperazione. Questo è stato il matrimonio con Gaetano. Solamente guai, e guai. Entra, trovo sabato. Trasi, devi andare. Buonasera. Buon sabato, a che suda? Per mettere i sigilli qualunque ora è buono. I sigilli? No, è Giacomino. Da Don Sabato. A cominciamo a sta stanza che apri e dopo passata a presa. Trasi. Signor Sabezzi, i sigilli. Oh, mamma mia, e voi non dicite niente. Non è un affare che mi riguarda e non deve impressionare voi. Appena si determina la catena d'amore, Gaetano Trocino si alza dal letto e si tolga i sigilli una volta. E così niente, non preoccupate. Va, non litigate però. Mettiti vicino a tua madre, tu pure, abbracciatevi, facce addolorate, mi raccomando. Cercate di richiamare alla vostra mente i giorni più lieti trascorsi insieme dall'inizio del matrimonio fino a pochi momenti fa. E questo è tutto. Concentratevi bene, massima concentrazione. Tu, vieni qua, mettiti vicino là, vicino alla porta come ti ho detto. Appena siete pronti me lo dite... E io lancio il grido. Siete pronti? Alla salute di questa coppia felice! Salute!
mannaggia furovina. Ovine e mannaggia come si tutto nulla. E che stuvina cancia la peruia. Non resta in davanti, non ci resta che stuvina. Io Lanciano che sta aspettando. Ah, Lanciano. Oh, porta fuori, porta fuori. Eccomi qua. Caro Lanciano, salute. Servo. Comodo, comodo. State aspettando da parecchio, è vero? Da un'oretta, ma non ha importanza. Io ho fatto tardi pure per il traffico. Buone notizie? Buone, buone. Se avete 5 minuti di tempo vi metto al corrente di tutto. Accomodatevi. Grazie. Allora? Signor Sebezio, per il bene che mi avete fatto in passato, per quello che state facendo e che farete in futuro per me e la mia famiglia, io vi dovrei fare una statua d'oro. Ah, va bene, questo me l'avete ripetuto un sacco di volte. Io vi ho sempre detto che non dovete sentire nessun debito di riconoscenza nei miei riguardi. Quel poco che faccio per voi mi viene largamente ricompensato dalla gioia che provo nell'agevolare un amico rispettabile che stimo e che voglio bene veramente. E io vi ringrazio, signor Sebezio. Accomodatevi. Grazie. Credetemi, quello che mi dite mi fa bene al cuore e mi commuove. E mi commuove pure perché io certe volte penso, ma chissà perché il signor Sebezio mi ha preso tanto in simpatia. Quali meriti eccezionali trova in me? Signor Sebezio, credetemi, a me non mi vuole bene nessuno.
Non avete amici, è vero? Amici, per carità. Ma forse perché mi faccio i fatti miei. Tiro l'acqua al mio mulino, non mi apro, ecco. E allora dicono che sono un orso, che consulta il bollettino dei fallimenti, che compra le vendite in tribunale con la candela. E ma questo che significa? Che vuol dire? E poi ognuno ha il suo sistema di vita, ecco. E mi dovete credere. Mi odiano. E io perciò vi voglio bene. La gente vi odia. A me mi intenerite. Siete un uomo straordinario. Va bene, lasciamo stare i complimenti e veniamo a noi. Con gli eredi Trocina avete chiuso? Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto. Ehi, ma che m'hanno fatto passare, signor Sebez? Zodici, Buzzur, gente primitiva, un dito di fronte. Io più cercavo di spiegare come stavano le cose e loro più diventavano guardinghi e diffidenti. Ah, gente cattiva, signor Sebez. Si capisce che il povero Gaetano Trocino doveva morire d'infarto con quella famiglia, povero uomo. E voi come avreste potuto resuscitarlo? E come avete chiuso con loro? Ecco qua. Dopo gli accertamenti catastali e ipotecari, l'asse ereditario del fu Gaetano Trocina raggiunge un valore accertato di quasi 900 milioni. Quella la buonanima aveva guadagnato lautamente facendo l'agricoltore prima e il costruttore dopo. Va bene, andiamo avanti. Il miliardo si supera e si raggiunge quasi 1,5 miliardi se si aggiungono i buoni del tesoro al portatore che sono stati trovati nella cassetta di ferro. Ah, sì? Dunque, la parte disponibile spettante a quel loro parente, come si chiama quello che fece mettere i sigilli? Giacomo Trocina. Ecco, sì, la porzione di questo Giacomino sarebbe di 300 milioni, però deve pagare la tassa di successione. Ma sui buoni del tesoro, no. No, e voi lo sapete, quelli sono esenti da qualsiasi tassa presente, futura e di successione. Signor Sebezzi, e questa è stata la fortuna. Però è strano, che ogni volta che vi degnate di farmi fare un affaruccio del genere, i buoni del tesoro li troviamo sempre, Ed è stata una fortuna, come vi dicevo, perché io solo così ho potuto dimostrare ai parenti che la loro proprietà può rimanere intatta e ne possono disporre a loro piacimento solamente liquidando per prima Giacomino Trocina, ecco. E loro hanno accettato? Sì, hanno accettato, ma dopo 18 camicie che mi hanno fatto sudare e dopo essersi informati minutamente per conto loro, ma non vi dico come stanno avvelenate contro il loro parente. Da quella sera che fece mettere i sigilli non l'hanno voluto più vedere. Signor Geronda, Carmiluccio cammina con la pistola in tasca e ha detto che dopo lo incontro e gli spara. Va bene, andiamo avanti. Sì. Ho fatto le cose a dovere. Gli eredi hanno potuto prelevare, dietro delibera del pretore naturalmente, i 300 milioni del buono del tesoro dalla cassetta di ferro e li hanno consegnati nelle mani di un notaio, il quale ora potrà liberare la somma soltanto dietro presentazione dell'atto di rinuncia all'eredità da parte di Giacomino Troce. Mo chiunque vada al notaio, io, voi, un altro, presenta l'atto di rinuncia e ritira i 300 milioni. Molto bene. Allora Giacomino Trocina finalmente sta a posto, Troppo a posto. Come troppo? Signor Sebezio, voi lo sapete, io i 300 milioni di anticipare li ho portati, stanno qua nella valigetta. Ma voi ora, tranne quel poco di compenso che vi degnate di riconoscere a me, siete capaci di prendere tutta la somma e di consegnarla a Giacomino Trocina. Gliela consegno perché gli spetta. Ma lasciamo stare se gli spetta o meno. Se voi gli consegnate tutta la somma, commettete un'ingiustizia non soltanto ai danni miei, ma pure ai danni vostri. Signor Sebezio, io avevo pensato che una piccola intesa fra me e voi, un accordino... No. State sbagliando, avete sbagliato. Non è la prima volta che cercate di corrompermi e vi garantisco che questo vostro modo d'agire sta diventando il punto nero della nostra amicizia. Difendo gli interessi di Giacomino Trocina come difenderei quelli di chiunque. Nei limiti del possibile difendo pure i vostri. Giacomino Trocina ha già preso il posto sull'aereo
e deve partire domani per l'Argentina. Vuole partire con l'eredità in tasca. E se voi aspettate il tempo necessario che ci vuole per la registrazione dell'atto di rinunzia e anticipate la somma, e lui vi riconosce un premio, là già, di 5 milioni. 5 milioni? Sì, e ve li dà anticipati. Avanti, i soldi dove stanno? Nella valigetta. Sì. Pigliate la valigetta e mettetela qua sopra, avanti. Sì, su. Sì, mi prego. Sì. Su. Avanti, avanti. Certo, sì. Signor Geronte, pensateci bene, vi prego. Voi conoscete la mia natura. Se poi i 5 milioni vi sembrano veramente pochi, potete rinunziare all'affare. Vuol dire che, modestamente, i 300 milioni li posso anticipare io e siccome non chiedo compenso, Giacomino risparmia pure i 5 milioni che io volevo far guadagnare a voi. No, no, signor Geronte, per carità, io con questi affarucci mantengo la famiglia. Ci penso più io alla vostra famiglia che voi. Sì. È vero, è vero. Ma non dovete esagerare, vi dovete accontentare di poco e spesso. Sì, sì, è vero, è vero, lo so. Avanti, avanti, cacciate questi soldi, sì. E contiamoli, su. Sì. Ci facciamo pure pregare. No. Io poi, pensando che potevate avere una certa elasticità, ho portato 200 milioni in buoni del tesoro al portatore e 100 milioni in contanti, ecco. Avete fatto il cattivo pensiero. No, ma non è di cattivo pensiero. È che se voi entravate in merito alla mia proposta potevate staccare una cifra dalla somma, ecco. Già, ma non sono entrato in merito. Contiamo sti soldi, va, andiamo. Sì. Su. Uno. Due. Tre. Quattro. 5. Andiamo bello, fate presto. Sì, certo. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Ed ecco l'ultimo, 10. E 10. Ecco fatto. 10 pacche da 10 milioni l'uno sono giusti 100 milioni. Sì, 100 allora. Milioni. Andiamo avanti. E 1. Sì. E 2. 2. E 3. 3. 4. 4. E 5. Questi sono i 5 milioni che vi spettano, sì. Pagamento anticipato, come vi avevo promesso. E io vi ringrazio e vi sono obbligatissimo. Scusate, mi volete ridare la valigetta? No, no, è Giacomino i soldi come se li porta. Vabbè, signor Sebezza, ma la valigetta è mia, capirete? È vecchia, che ne fa una valigetta di fibre? Che me la comprate nuova? Signor Sebezza, ma devo fare pure la spesa della valigetta. Chi ci vuole? Lo ha testimato, ti sembra mise. Lo so, ma è mia. Che può costare? 5-6 mila lì? Vabbè, ve le do io. Facciamo così, se no non siete contenti. Ecco qua. Queste sono 10.000 lire comprate per la valigetta. Grazie, signor Sebezza. Ma lasciate. Sì, ma almeno queste 10.000 lire non ce le rimettete voi. Fatevela dare da Giacomino Troci. Mi credete, queste 10.000 lire in tasca mi pesava. Gerò, fuori ci sta Giacomino Troci, dice che tiene l'appuntamento con te. Sì, lo so, ma devi aspettare. Vattene che ti chiamo io. Ma può. Datemi l'atto di rinunzia. Subito. Ecco qua. Tre copie, signor Geronte. Bravo, in tre copie, sì. Bravo, Lanciano, bravo. Aspettatemi adesso verso l'appartamento mio. Certo. Mi aspettate in anticamera. Va bene. Ve ne andate... sopra e vi affacciate al finestrone così vi potete godere la festa. Va bene. Bravo, poi mi chiamo io. Va bene. Isidoro, fai entrare Giacomino. C'è sta pure quella signora che è venuta con te. Ha detto che va urgente perché tiene il marito che l'aspetta a basso con l'automobile, se lo vuoi. No, deve aspettare perlomeno altri 10 minuti. Mamma, no, non la fare uscire, responsabilità tua. Io mi metto vicino alla porta e non la faccio passare. Ma buono.
Giacomo, favori. Grazie, grazie a te. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Giacomo, tira una brutta faccia, che c'è? Che c'è? C'è che c'è sempre qualche cosa, capite? Mannaggia vita mia. Mi sono nato sfortunato, sono nato. Ma che? Ma ce l'hai con me? No, non ce l'ho con te, fratello mio. Ah. Ma con la sventura che mi perseguita quando sono nato. Questa sì. Non fare il pessimista. Vieni avanti, bello. Siediti, siediti, siediti. Ti riposi, siediti. Ma che, di che cosa ti lamenti? Ma come? N'eredità di milione che si riduce a una schifezza. No, no, Alludi alla tassa di successione. È una cosa esagerata proprio. Mamma. Lo so. Ma la legge ritiene che il grado di parentela fra cugini non è come quello fra padre e figlio. E allora, a tassa di successione, arriva a 1001 notte. Io te l'avevo avvertito e non mi hai voluto credere. Me l'ha confermata pure la parrocchiana. Ti sei informato dal parrocchiano, fratello? Mi sono trovata parlando. È pure un notaro, ma ha confermato la stessa cosa. Ti sei informato pure presso il notaio, fratello, è vero? Mi sono trovata parlando. C'è niente da fare, Giacomo. Non c'è niente da fare. Il testamento è pubblico, non puoi in nessun modo sfuggire alla legge. Se tu accetti l'eredità, dei 300 milioni che ti spettano, ne devi pagare 275 di tassa di successione, più il 2% per la trascrizione, più l'1% per il catasto. Io mi piace la schiaffa! Aspetta un momento, quando hai pagato i 275 milioni per la successione, più il catasto, la trascrizione, a stento, a sudare così, a spremere... Ti restano 10-11 milioni. Oh mamma mia! Aspetta! Ma che aspetta? Che se ne vanno a far fottere pure chi là 10 milioni che sono rimasto, sì? No, dico, aspetta, non ti confondere. Ci sono i 100 milioni in buoni del tesoro. E questo non te li toglie nessuno. Questi sono esenti da qualunque tassa. E li vuoi mettere con l'eredità che io aveva uno? Un momento, fammi parlare a tuo fratello. Se tu rinunzi all'eredità, gli eredi ti riconoscono una liquidazione e ti danno 100 milioni in buoni del tesoro, più... Tieni a mente qua. È uno, è due, è tre, è quattro, e basta. E quattro e basta. E sono giusto 140 milioni. Questo ha potuto fare per te il tuo servo e fratello. Non mi possono dare qualche altra cosa? No, non lo sperare, per carità. Gli eredi si sono accollate tutte le tasse, peggio per loro, avranno una brutta mazzolata, sì. Ci vai meglio tu. Però, insomma, se rinunzi all'eredità, poi no, non dire alla gente che quello che hai fatto, perché sotto sotto poi ti sei messo d'accordo con gli eredi, tu vai carcerato, papà. No, ma chi parla? Ma chi parla? E poi tengo un biglietto fatto per l'Argentino, sì. I rimane a Marvar. Tu te ne devi andare, sennò che il Carmelucci ti spa. Che vuoi fare? Vuoi firmare? Ma tu i soldi mi dai? Immediatamente, appena firmati, io ho preparato pure la valigetta. Tutto è pronto per te. È un... E due, e tre, e quattro sono i 40 milioni. E 100 in buoni del tesoro dei Baccagnani. E quelli ti puoi fidare perché li ho contati io, li ha contati tuo fratello. Fammi firmare, va, fammi sì, firmare. Sì, fammi sì, firmare. Aspetta, fammi... l'as, Isidoro. Comanda. Fa entrare la signora. Subito. Signora... Comodavete. Mi dovete scusare, signor Sebezia, ma mio marito insiste da basso col clacson. Bravo, togliti.
Mi dovete perdonare voi, signor notaio, se vi ho fatto aspettare più del previsto. Facciamo presto. Sì, ma se vostro marito se ne vuole andare, magari dopo vi accompagno io con la macchina fino a Sorrento. No, no, me ne vado con lui, sbrighiamoci. Sì, il timbro l'avete portato? E se no che facevamo? Timbro, cuscinetto, ho portato tutto. Questo è l'atto di rinunzia in 3 copie, in carta bollata. Vedete se sta bene. Atto di rinuncia all'eredità Repubblica Italiana, l'anno 1967, puntini puntini, giorno puntini puntini, del mese puntini puntini, eccetera eccetera. È comparso il signor Trocina Giacomo, chi è? Io, sono io. Bravo. Ma la signora è notaio. Perché ti dispiace? No, come mi dispiace? Sì, è naturale, è notaio. Tiene lo studio in Sorrento, tornando da Napoli per guadagnare tempo, ho pregato la signora, il notaio, di venire qua e poterla autenticare, così in 5 minuti la partita è chiusa e tu sei a posto. Come sono io? La fotografia me l'hai portata. Sì, sta fuori. L'hai lasciata fuori perché era troppo grande. E l'hai fatta fare la misura con merito tu. Io voglio il ricordo tuo, va, fatta da una mano da Isidoro. No, no, non ce n'è bisogno. La posso portare su riva. Va. Questo è stato redatto da un vostro collega. Perfetto, perfetto. Sì. Ve l'autentico e ve lo consegno. Sì, per la registrazione poi ci pensate voi. Sempre 5-6 giorni ci vogliono. Lo credo, ma Giacomino aveva interesse di avere stasera l'atto autenticato. Che sia fotografia, permesso, signore. La fotografia, eravamo team. Ma qua. A chi si fosse qua? Poi la guardiamo. Sapete. La giovedì. Stato vicino a tuo fratello. A chi si muove? Non ti muovere. No, non mi muovo ancora. Stato qua, fai quello che ti dico io. Sì, vicino a te, sempre vicino a te. L'atto è perfetto, facciamo presto, dammi un documento. Un documento? Un documento. Sì, la carta d'identità. Sta qua. Stai a sentire, non ti distrarre. Sì. Atto di rinuncia all'eredità Repubblica Italiana. L'anno 1967, giorno 6 del mese di luglio, davanti a me dottor Toselli Angelica, notaio iscritto nei collegi riuniti di Sorrento, senza assistenza dei testimoni per avere il comparente rinunziato con il mio consenso. Hai capito? Sì. È comparso il signor Trocina Giacomo, nato a Caivano, provincia di Napoli, il 3/3/1920, residente a Monticchio. Il comparente dichiara di rinunziare all'eredità in suo favore, disposto con testamento pubblico in data 24/5/65, pubblicato con verbale del notaio Strofino Arturo per successione del signor Trocina Gaetano. Capito? Sì. Come no? Richiesto, io notaio ricevo questo atto del quale prima della firma ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva per ogni effetto di legge, capito? Sì. Adesso firma, capisce, parla. Sì. Nome e cognome. Nome e cognome. Tro. Che fa? È che lo mo scrivi. Trocina Giacomo. Ecco. Bollo. Trocina Giacomo. No. Ecco, va, timbrare. Trocina Giacomo. Ah, ti è una bella firma, ti è bravo. Ecco fatto. Ecco fatto. Il tuo documento. Ah, grazie a sé. Questo autenticato rimane a voi. Sì. Questi 2 per la registrazione me li porto io. Tanti auguri e vi saluto. Me ne vado perché si è fatto veramente tardi. Grazie di tutto. Grazie, signora. Per il vostro compenso poi passo io per lo studio. Non mancherà tempo. Buonasera. Buonasera. Tutto buono. Vieni qua, Giacomino. Guardami negli occhi. Sì. I 140 milioni sono tuoi. Ma dove stanno? Qua, dentro la valigia. Arapalo, fammelo bere Nadavo. Nadavo, consolati. L'hai contato tu? 2 volte. 2 volte. Ti puoi fidare. Sono felice. Sono felice perché ti ho rimesso al mondo. Tu mi hai salvato. Ti ho ridato la vita. Sì. Che cos'è un uomo senza denaro? È un corpo senza anima. È un morto. E tu morto è. È un morto che camminava però. Morti e fame. E tu mi hai fatto risuscitare. Ma bravo. Questa è la parola giusta.
io ti ho resuscitato. E non piangere più, no? Non piangere più. Oh, no, no, no. Fai piangere pure a me. No, no, non piangere più. La fotografia l'hai portata? Sì, come? Non l'hai già portata? È riuscita bene, è riuscita. È riuscita proprio bene. Va. Sono bravo io come sono qua. Così, così mi rimane un ricordo tuo in casa. Ecco. Ecco, lo faccio, Maria, fratemi, quanto bello. Oi, canno, che dici, ti piace? Quanto sei bello. Mi sono messo in posa come hai detto tu. Beh, due parole di dedica me le devi scrivere. Non tengo tanta conferenza, capin. No, ti aiuto io. Ah, sì? Sì, ti aiuto io, non c'è meglio. Ecco, poi... Questa scrive da sé. Oh, che già scrivere, amma, che già scrivere. Come scrivere due parole, ma a mio fratello Geronte. Ah, sì, mi piace. Mio. Mettere una zampatella l'hai fatto. Hai fatto. Una mangando. Fra. Fratello. Lo. A G. G. A Gurolo. G. Ronta. Ecco qua. E poi? E basta, non mi serve altro. Basta. No, io ci voglio mettere cocca da cosa. No, io ci voglio mettere che tu mi hai salvato, che mi hai ridato la vita, Ti ho resuscitato. Bravo, che se mi piace. A mio fratello Gironda che mi ha risuscitato. Addirittura. No, mi piace. Che... mi ma no a no resuscitato. Ma guardare, quando sei simpatica trocina Giacomo e muori. Mo te ne vuoi andare? Ma ne vaga direttamente a Napoli. È domani mattina. Ma non puoi dire per la valigetta. Ah, sì. Mi raccomando. Oh. La valigia è vecchia, nessuno ci va lì. Avrai mie notizie dall'Argentina. Va bene, ma tieni la stretta a te questa. Sì. Giacomino, qua dentro c'è il tuo cervello. Ehi, qua dentro c'è la ricetta per diventare intelligenti. Oh. C'è il sistema indispensabile per avere sempre ragione. Ci sono le tue braccia, le tue gambe, le tue spalle, il tuo coraggio, la tua forza, capisci? Qua ci sta la tua forza, qua ci sta la voce e l'omma. Hai capito? Fronte alta, non ti piegare più, tieniti dritto, bella. Ti ho resuscitato. Cammina. Yes. Addio, fratello. Adesso, caro Giacomino, devi aspettare perlomeno un paio d'anni prima di avere l'onore di fare parte della mia grande galleria dei resuscitati. Va, vattene in quarantena. Signor Lanciano! Sono a voi. Eccomi. Venite. Sì. Mi sono messo alla finestra a guardare la festa. Bravo. E allora? Tutto concluso. State a posto. Oh, meno male. Ecco qua. Questo è l'atto di rinunzia firmato. Ma senza l'autentica del notaio che ne facciamo? No, è autenticato. Dal notaio? E se no da chi? Signor Geronte, dite la verità. L'avete chiamato voi. Io? Ma state scherzando, e io che ne sapevo. Uno dai la portate Giacomino. Ma voi che mi dite?
E aveva urgenza di concludere. E allora è venuto preparato. Poi si parla dell'ingenuità dei Cafoni, signor Gerò. Ora l'atto si deve registrare. E va bene, ci pensa il notaio stesso. Fra 4-5 giorni ve lo consegni e verificate i 300 milioni che avete anticipato. Grazie ancora, signor Gerò. Questo deve essere Napoleone. Napoleone è botte. Napoleone è botte, è asciuto pazzo. Ma che cos'è questa invasione in casa mia? Signor Servezio, il vostro servo divoto Napoleone Botta viene a portare il contributo della sua devozione ai piedi del patrono. Questa è la parte che vi spetta di diritto. E assai un'esagerazione, che ne faccio? L'assaggiate! Basta che ne mangiate un pezzettino così. Quello che non vi serve lo regalate agli amici o alla povera gente. E Napoleone Botta è contento. Bravo, bravo, bravo. Grazie, mi dispiace solamente che non sono venuto in chiesa per la cerimonia. Siete stato dalla signora sorella a Napoli, lo so, lo so. E io la famiglia ve l'ho portata a conoscere qua. Arrasato. Grazie, grazie. Maddalena Triunfo, che adesso fa botta perché è mia moglie. Fa arrivare il suo padrone. Servavo. Grazie, grazie, grazie. E le figlie di Maddalena, Romminica e Franceschiella, che adesso fanno botta pure loro. Poi, salutate il padrone, venite a me. Pasquale Salinessa, nipote a una sorellastra che era figlio di secondo letto di un nipote largo di mio nonno. Poi, saluto padrone. Saluto. Non lo vedevo da 15 anni. Per trovarlo ho dovuto smuovere tutti i casellari giudiziari di Napoli e provincia. Bravo, bravo. Eh sì, adesso tieni una famiglia pure tu e puoi vivere in pace. Maddalena Triunfo, bel nome. Maddalena. 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 Vabbè, ma... Maddalena, ricordati che tu devi essere la sposa fedele e il pilastro della famiglia. Sì, però quando si guadagna una lira si deve conservare per la casa, per i figli. Se tieni una posizione, tutti ti salutano, ti fanno riverenze. Se sei pezzente, la gente ti abbandona e ti volta le spalle, pure se stai morendo di fame. Se lui continua a spendere, come ha fatto per la festa del matrimonio, ce l'ho detto pure ieri, e pure stamattina uscendo dalla chiesa, il matrimonio, fallesse ammazzare! È una vera moglie! E tu, Dudu, che mestiere fai? Di che ti occupi?
Fognarolo. Non ho capito, che fai? Lavorava nelle fogne e nei pozzi neri. Ma adesso che è venuto a stare a casa mia, lo metto a lavorare con me. Tu mi hai chiamato e io sono venuto. Ma ognuno si fa i fatti suoi. Tu lavori sopra la terra, io sotto la terra. Me lo guardi. Quello fa così, ma poi piano piano si affeziona. È forastico, eh. Ma chi si affeziona? Oh, ma no. E adesso aspetto. Che cosa aspetti? I fiori per la sposa me l'avete mandato, ma il regalo a me non me l'avete fatto ancora. L'ho preparato. Eccolo qua, il contratto in due copie e la dichiarazione. Devi mettere tre firme, questo è tutto. Ma tremano le gambe, ma fa male il cuore. Voi veramente me lo date. Posso firmare? Voi mi fate morire. Firma prima, te. Adò. Qua. E poi, ecco il questo è tuo, questo è mio e questa è la dichiarazione che spetta a me. Ah, me lo merito. Tu sì, tu. Salutiamo e ce ne andiamo. Mi dispiace. Ma io Gerondo me ne vado anch'io perché è tardi. Carola! Te lo amo mai! Un bicchiere di spumante! Non me lo dovete rifiutare! Bottiglia alla mano! Stampata! Niente capito! Che male signore! Un poco padrù. Adesso capisci. Alla saluto! Isidoro? Comanda. Io bevo alla salute, alla prosperità, alla felicità completa di questa nuova famiglia, augurando a Napoleone Botta che mai si sciolga dal suo spirito l'incantesimo di cui fu pervaso dopo l'incontro con quello soave, melato, dolce, mite di Maddalena Triunfo. Come folgorato dal fluido di bontà che emana da questa donna, il cuore di Napoleone Botta si aprì alla commiserazione, alla misericordia, alla comprensione, alla pietà, all'amore per i suoi genitori, i parenti, gli amici, il prossimo suo, la patria. La patria! No. La patria! La patria! La patria! La patria! La patria! La patria! Per la sua grettezza, per la sua spilorceria, per la sua pidocchieria, per la sua avidità, tutti odiavano Napoleone Botta. Ma non era che un circolo vizioso. Più egli si sentiva odiato, più raccoglieva e ammassava
accatastava, immagazzinava, assommava, depositava per difendersi dall'odio e combatterlo. Napoleone Botta non combatte più. Lo volete morto, Napoleone? No! Bravi, lo vogliamo vivo e prodigo. Servitevi, servitevi di tutto questo ben di Dio con cui ha voluto riempire la mia casa. Pigliatevi le galline, le uova fresche, i formaggi, i vini, bravo. Pigliatevi i salami, i prosciutti. Non vi vergognate, non abbiate paura. Napoleone ne sarà felice. Napoleone ha conosciuto l'amore. Eccolo qui, rilasciato e indifeso. È pronto a dare, 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 per avere in cambio da noi soltanto amore. Una catena d'amore che nemmeno dopo la sua morte si potrà spezzare. La catena d'amore che unisce tutti noi e ci tiene cristianamente legati nel rispetto dei comuni interessi. Amore vero, sincero, puro, disinteressato. La lotta può sfilare.